Grecia è una penisola nel Mediterraneo orientale prevalentemente montuosa e collinare, circondata da numerose isole nel Mar Egeo e nel Mar Ionio. Attorno al 2000 a.C., alcune tribù nomadi provenienti da nord-est si insediarono sulle coste della penisola greca e nelle isole. In Grecia nacquero la scienza, la filosofia, la storiografia, l'arte e il teatro, che influirono sul modo di pensare e sulle conoscenze di molti popoli. Ancora oggi si possono ritrovare tracce della civiltà greca nella nostra lingua e nell'architettura di alcune città. I Greci, inoltre, furono i primi a dare vita a una forma di governo adottata oggi da molti paesi del mondo, la democrazia. Attorno al 2000 a.C., in Grecia, nella regione del Peloponneso, si stabilirono gli Achei, una popolazione nomade proveniente dall'Asia centrale. Gli Achei non fondarono un unico grande regno, ma tante piccole città-stato indipendenti, spesso in lotta tra loro, come Argo, Pilo, Tirinto, Sparta e Micene. Quest'ultima era la città più importante e diede il nome alla loro civiltà. La città di Micene, come tutte le altre città-stato micene, era una vera e propria fortezza, costruita su un'altura che dominava la pianura sottostante. Era protetta da una cinta di mura ciclopiche, che in origine circondavano solo il palazzo del re e la parte alta della città. Per i micenei, più queste mura erano alte, spesse e poderose, più la città-fortezza era considerata potente. Intorno al 1450 a.C. i micenei conquistarono Creta. L'incontro con questa cultura trasformò il modo di vivere dei micenei. Essi infatti appresero dai cretesi la scrittura, l'arte del commercio e le tecniche di navigazione, grazie alle quali arrivarono a fondare colonie lungo le coste dell'Anatolia, nell'Italia meridionale e in Spagna. Successivamente i micenei condussero lunghe guerre contro alcune città dell'Anatolia, fra cui Troia, che si trovava in una posizione favorevole ai commerci marittimi nel Mar Nero. I micenei la conquistarono intorno al 1250 a.C. Ma chi raccontò questa storia? Omero, poeta greco vissuto nell'VIII secolo a.C., scrisse due famosi poemi, cioè componimenti in versi. L'Iliade e l'Odissea. Il primo narra la guerra di Troia, il secondo l'avventuroso viaggio di ritorno a casa, nell'isola di Itaca, del guerriero greco Ulisse, al termine della guerra. I racconti si snodano tra mito e realtà, ma attraverso le vicende di re ed eroi micenei e troiani, gli studiosi hanno potuto ricostruire abitudini e costumi di questi popoli. Paride, figlio di Priamo, re di Troia, rapì Elena, la moglie del re di Sparta Menelao. I re di tutte le città della Grecia si unirono sotto la guida di Agamennone, re di Micene, e dichiararono guerra a Troia. Achei e troiani si scontrarono per 10 anni. Gli Achei riuscirono alla fine a vincere la guerra, soltanto usando uno stratagemma. Lasciarono sulla spiaggia un grande cavallo di legno e finsero di tornare in patria. I troiani introdussero il cavallo dentro le mura della città in segno di vittoria. Durante la notte gli Achei uscirono dal ventre del cavallo, dove si erano nascosti, aprirono le porte della città e fecero entrare il resto dell'esercito. I troiani, sorpresi, non furono capaci di reagire e Troia venne saccheggiata e distrutta. Troia era una città che sorgeva sullo stretto dei Dardanelli, in una posizione favorevole alla navigazione e al commercio dal Mar Egeo al Mar Nero. I troiani controllavano le rotte commerciali e pretendevano compensi per lasciar passare le navi di altri popoli attraverso lo stretto. I micenei non intendevano più pagare le pesanti tasse, e forse fu proprio questo che spinse le città-stato micenee ad allearsi e a dichiarare guerra alla città di Troia. A partire dal 1200 a.C., la civiltà micenea conobbe un periodo di notevole decadenza. I commerci diminuirono e molte città furono distrutte dai Dori, un popolo proveniente dal nord Europa. Ogni città-stato era governata da un re, sovrano assoluto, chiamato Vanax.
Seguivano poi i nobili, proprietari di terre e bestiame. Il capo dei guerrieri, chiamato Lavagetas. I guerrieri, i sacerdoti e le sacerdotesse. Il popolo, chiamato Demos, era formato da contadini, artigiani, tessitori, costruttori di navi e fabbri. Viveva nei Damoi, cioè i villaggi, che si trovavano nelle campagne fuori delle mura. Solo il re, i nobili e i sacerdoti potevano possedere le terre, che venivano affidate ai contadini in cambio di una parte del raccolto. Infine c'erano gli schiavi, di solito prigionieri di guerra, destinati ai lavori più pesanti. Il territorio abitato dai micenei non era favorevole all'agricoltura, perché era montuoso e con pochi corsi d'acqua. I micenei coltivavano prevalentemente viti e ulivi. I pastori allevavano cavalli, capre e pecore, dalle quali ricavavano una lana pregiata che le tessitrici lavoravano con abilità. Dagli Egizi e dai Cretesi gli artigiani micenei avevano imparato a lavorare l'oro, l'argento e l'avorio, con cui realizzavano raffinati gioielli. Con l'argilla costruivano vasi, che venivano poi decorati con tecniche innovative. I mercanti viaggiavano per mare su agili navi a vela quadrata e commerciavano con molti popoli del Mediterraneo. Scambiavano i prodotti che avevano in abbondanza con metalli, come lo stagno e il rame, indispensabili per ottenere il bronzo, un materiale utilizzato dai fabbri sia per costruire le armi sia per coniare le monete. Le donne erano rispettate e godevano di una certa libertà. Partecipavano alla vita pubblica e potevano lavorare come domestiche, tessitrici e distributrici di cereali. Le sacerdotesse spesso possedevano e amministravano terreni. I micenei erano politeisti, cioè credevano in molti dei. Adoravano divinità antropomorfe, cioè simili agli esseri umani, che rappresentavano le forze della natura e avevano gli stessi vizi e le stesse virtù degli esseri umani. Zeus e sua moglie Hera erano il re e la regina degli dei e degli individui. Poseidone era il dio del mare. Ares il dio della guerra. Demetra la dea dei raccolti. Per ottenere la loro benevolenza, i sacerdoti sacrificavano animali, come capre, vitelli e buoi, e offrivano i prodotti della terra in santuari edificati sulle montagne. Il culto delle divinità micene fu ripreso dalle successive civiltà greche. I micenei avevano un profondo culto per i morti. I defunti venivano sepolti in modi diversi a seconda della classe sociale. Le tombe dei re, dei guerrieri e dei nobili, dette tholos, erano grandi costruzioni circolari, con il soffitto a cupola. Un corridoio conduceva alla camera, dove veniva deposto il corpo del defunto insieme agli oggetti che gli erano appartenuti in vita, come gioielli, oggetti personali e armi usate per combattere. Spesso il volto era ricoperto da una maschera d'oro, che ne riproduceva i lineamenti. Inizialmente i micenei utilizzarono la scrittura lineare appresa dai cretesi. Col tempo la modificarono, dando origine alla lineare B, composta da circa 200 segni che comprendono sillabe e ideogrammi. Si scriveva da sinistra a destra. Questo tipo di scrittura fu decifrato solamente nel 1952. Grazie alle numerose scritte rinvenute su tavolette d'argilla, di bronzo e di altri metalli, gli archeologi sono riusciti a ricostruire molti aspetti dell'organizzazione economica e sociale dei regni micenei. I primi reperti furono ritrovati nel palazzo di Cnosso, a Creta, e successivamente si scoprirono documenti simili a Micene e in altre località della Grecia. Per alcuni studiosi si tratta di una forma di greco antico. Gli scribi utilizzavano la scrittura per annotare tutto quello che succedeva all'interno del palazzo. Gli ordini impartiti dal re ai soldati, il numero dei bambini presenti in città, le proprietà del re, le merci prodotte e le cerimonie religiose. Intorno al 1200 a.C., i Dori, un popolo guerriero che proveniva dal nord Europa, occupò i territori dei Micenei, distruggendo molte città-fortezze.
I Dori vivevano di pastorizia e di caccia, ed erano molto abili nella lavorazione del ferro, che utilizzavano per costruire armi. Gli abitanti di quei territori furono costretti a lasciare le città. Una parte si rifugiò nei villaggi, altri abbandonarono la Grecia e si stabilirono sulle coste dell'Asia Minore. I commerci diminuirono, l'uso della scrittura scomparve e coloro che erano rimasti divennero sempre più poveri. Questo periodo di decadenza economica e culturale fu chiamato dagli storici età buia e durò circa 400 anni. L'età buia finì attorno all'800 avanti Cristo, quando in Grecia ricomparve la scrittura e le popolazioni sconfitte impararono a convivere con i Dori, diventando un unico popolo. Parlavano la stessa lingua, praticavano la stessa religione e insieme diedero vita a una nuova e fiorente civiltà, quella dei Greci. Le condizioni di vita migliorarono e ripresero i commerci. Nacquero città-stato indipendenti, chiamate polis, caratterizzate da forme di governo diverse. Le polis greche combatterono guerre sanguinose, alcune contro popoli invasori come i persiani, dal 490 avanti Cristo al 479 avanti Cristo, altre tra di loro, come la lunga guerra del Peloponneso, dal 431 al 404 avanti Cristo. La civiltà greca durò per molti secoli, finché, nel 338 avanti Cristo, la Grecia venne occupata dai Macedoni, un popolo che viveva a nord della Grecia. Con la fine dell'età buia, in Grecia cominciò un periodo di grande sviluppo economico. Il territorio della Grecia era prevalentemente collinare e montuoso. Venivano coltivati soprattutto la vite e l'olivo, da cui si ricavavano abbondanti quantità di olio e vino. L'olio d'oliva aveva molteplici usi nell'antichità. Oltre che per l'alimentazione, era alla base di molti prodotti di bellezza e serviva anche per l'illuminazione delle case. Le lucerne a olio, infatti, avevano ormai sostituito le semplici torce di legno. I greci allevavano pecore, capre e suini, che fornivano carne, latte, formaggio, lana e pellame. Dall'allevamento delle api ricavavano cera e miele, utilizzato per dolcificare gli alimenti. La popolazione che viveva lungo le coste si dedicava alla pesca e alla produzione del sale, per la conservazione del cibo. Gli artigiani greci perfezionarono la lavorazione del legno e dei metalli, in particolare quella del ferro, che impararono a ricavare dai minerali ferrosi e a temprare, per renderlo più duro e resistente. Con il ferro fabbricavano armi, inventarono le forbici, l'incudine e le tenaglie. Si specializzarono nella fabbricazione di ceramiche, come anfore, coppe, piatti, splendidamente decorati con scene di vita quotidiana, battaglie o giochi sportivi. L'attività principale dei greci era il commercio. I mercanti si spinsero in tutto il Mar Mediterraneo. Esportavano l'olio, il vino e i manufatti realizzati dagli artigiani. Importavano prodotti alimentari, soprattutto il grano, e alcuni materiali preziosi, come i metalli, l'avorio e l'ambra, che non erano presenti nel loro territorio. Anche gli schiavi erano venduti e acquistati come merci. Per facilitare gli scambi, i greci utilizzavano le monete, il cui valore dipendeva dalla quantità di metallo prezioso che contenevano. Ogni città aveva la propria moneta, sopra la quale veniva incisa un'immagine rappresentativa. L'abitante della polis è il cittadino. Erano considerati cittadini solo gli uomini liberi che appartenevano a una famiglia originaria della città. Per la prima volta nella storia, essere cittadini non significava solamente vivere all'interno di una città, ma implicava avere dei diritti e rispettare dei doveri. Il cittadino poteva votare ed essere eletto alle cariche pubbliche come magistrato. Aveva il dovere di pagare le tasse e di difendere la propria città in battaglia. I cittadini, però, non erano tutti uguali. Gli aristocratici, in greco aristoi, erano i grandi proprietari di terre e di bestiame. Potevano aspirare alle magistrature più importanti. Tutti gli altri, cioè i piccoli proprietari terrieri, i commercianti e gli artigiani, costituivano il popolo, in greco demos. Le polis all'inizio erano delle monarchie,
poiché erano governate da un re, definito il monarca. Questa parola deriva da monos, unico, solo, e arché, comando. Significa, quindi, comando di un'unica persona. Con il trascorrere del tempo, il potere passò nelle mani di un gruppo ristretto di persone, gli aristocratici. Nacquero così le oligarchie, che significa potere di pochi. Il popolo poteva esprimere il proprio parere durante le assemblee, ma era escluso dalle decisioni più importanti e dalle magistrature. Le donne e gli schiavi non potevano partecipare in alcun modo alla vita politica della città. Attorno al 700 avanti Cristo, un'altra forza andò ad aggiungersi agli aristocratici, gli opliti, ovvero i soldati dell'esercito cittadino, indispensabili per difendere la polis dai nemici. Con il passare del tempo, in alcune città, i cittadini iniziarono a poter partecipare alla vita politica prendendo decisioni sull'economia, sull'esercito e sulla cultura. Nacquero così le prime forme di democrazia, basate su alcuni principi fondamentali. Primo. Tutti i cittadini erano uguali, avevano cioè gli stessi diritti e gli stessi doveri. Secondo. I cittadini si riunivano in un'assemblea popolare dove si votavano le leggi, e si eleggevano, per un breve periodo di tempo, di solito un anno, i magistrati. I magistrati avevano il compito di amministrare la giustizia, comandare l'esercito, stabilire il calendario delle feste religiose, prendere decisioni sulla pace, sulla guerra, e su quali alleanze stringere con le altre città. Terzo. Il popolo era il giudice supremo, ma incaricava i magistrati di amministrare la giustizia nei tribunali, intervenendo direttamente solo nelle questioni più importanti. Quarto. L'assemblea si riuniva una o più volte al mese e prendeva decisioni basandosi sul principio di maggioranza. La scelta che raccoglieva più voti veniva accettata anche dalla minoranza che non era d'accordo. Le votazioni avvenivano per alzata di mano o mettendo una pietra in un'urna. Le città-stato greche presentavano una struttura interna simile, distinta in quattro parti. L'acropoli, o città alta, situata su un'altura. Qui sorgevano i templi e gli edifici pubblici più importanti. L'asti, la parte bassa, dove si trovavano le abitazioni del popolo e le botteghe artigiane. L'agorà, la piazza principale, dove si tenevano le assemblee dei cittadini e si svolgeva il mercato. La cora, che comprendeva i villaggi e le campagne fuori delle mura. Le città erano spesso dotate di un porto, fondamentale per i commerci e per le spedizioni di guerra. Di un teatro. Ed erano circondate da mura a difesa dei nemici. Le case greche erano basse e si sviluppavano attorno a un cortile interno, dove c'erano un altare per i sacrifici e un pozzo. Nella sala, denominata Androceo, gli uomini ricevevano gli amici e gli ospiti. Le donne e i bambini abitavano nel Gineceo. La sala da bagno aveva una vasca e un vaso come servizio igienico. La cucina. Le due polis più importanti della Grecia furono Sparta e Atene. Nel X secolo avanti Cristo, un gruppo di dori si era insediato in Laconia, una regione del Peloponneso, e aveva fondato la città di Sparta. Sorgeva ai piedi del monte Taigeto, presso il fiume Eurota, lontano dal mare. Dopo lunghe guerre, gli Spartani conquistarono anche la regione della Messenia, ricca di terre coltivabili, che garantivano cibo in abbondanza. Gli Spartani furono una popolazione chiusa e diffidente nei confronti degli stranieri e delle popolazioni che li circondavano. Disponevano di un esercito sempre pronto a mobilitarsi per la guerra. Sparta era governata da un'oligarchia militare e la popolazione era suddivisa in tre gruppi. Al vertice c'erano gli Spartiati, discendenti dei Dori,
che costituivano la minoranza della popolazione e godevano dei diritti politici, cioè potevano votare ed essere eletti come magistrati. Erano anche gli unici a possedere delle terre, che facevano coltivare dagli iloti. Si dedicavano solo all'attività politica e all'addestramento militare. I Perieci erano soprattutto artigiani e commercianti, e per questo erano gli unici ad avere contatti con gli altri popoli. Erano esclusi da ogni diritto politico, ma avevano l'obbligo di combattere accanto agli spartiati in caso di guerra. Gli iloti erano gli schiavi, non avevano alcun diritto, e perciò erano obbligati a lavorare le terre degli spartiati. Le loro condizioni di vita erano molto dure. Le donne spartane godevano di alcune libertà che molte altre donne greche non avevano. Assumevano il ruolo di capofamiglia quando i mariti erano in guerra e potevano possedere terre. Poiché dovevano partorire figli sani e robusti, praticavano sport e danza. A Sparta governavano due re, che svolgevano le funzioni religiose e comandavano l'esercito. Il loro potere non era assoluto, ma limitato dai magistrati. Tra questi c'erano gli efori, cinque magistrati che avevano i seguenti tre compiti. Controllare che le leggi venissero rispettate dai cittadini. Amministrare la giustizia. Sorvegliare l'operato dei re. La gerusia era un consiglio di 28 anziani con almeno 60 anni d'età, che stabiliva le leggi e curava i rapporti con le altre polis. La pella era l'assemblea di tutti gli spartiati con almeno 30 anni d'età. Si riuniva una volta al mese. Eleggeva gli efori e i membri della gerusia, e approvava o respingeva le loro proposte. L'educazione militare degli spartiati, chiamata agoghe, era molto rigida. A 7 anni i bambini, di costituzione sana e robusta, venivano tolti alle famiglie ed educati in comunità. L'addestramento era molto duro e prevedeva esercitazioni militari e atletiche, la caccia, l'adattamento alla fatica, al caldo e al freddo estremi. A 19 anni i ragazzi potevano andare in guerra e a 30 potevano partecipare alla pella. L'obbligo di continuare l'addestramento militare durava fino ai 60 anni. La polis di Atene fu fondata dagli Achei nel 1500 a.C. Si trovava nella regione dell'Attica, una zona molto fertile della Grecia, e sorgeva non lontano dalla costa, dove disponeva di un grande porto naturale, il Pireo, che favorì lo sviluppo del commercio marittimo e delle comunicazioni. Il territorio era ricco di miniere e cave, dalle quali si estraevano argento, piombo, pietra e marmo. Tutti questi aspetti, insieme al fatto che l'Attica non aveva subito grandi distruzioni durante l'invasione dei Dori, favorirono lo sviluppo delle attività agricole, artigianali, commerciali e culturali di Atene. Inizialmente Atene, come altre città-stato della Grecia, era governata da un re. Successivamente il governo passò nelle mani di un gruppo ristretto di aristocratici. Divenne un'oligarchia, che durò fino alla fine del VII secolo a.C. La maggior parte delle terre appartenevano agli aristocratici. Spesso i contadini, per sopravvivere, erano costretti a cedere ai nobili la terra e a diventare loro schiavi. Il popolo iniziò a chiedere maggiori diritti, leggi migliori e la possibilità di partecipare alla vita politica della polis. Questo portò a grandi conflitti sociali, cioè contrasti tra i due gruppi che componevano la società, ovvero i nobili e il popolo. Le richieste del popolo si realizzarono grazie all'opera di due importanti legislatori, Solone e Clistene. Essi crearono le due assemblee che furono alla base del governo cittadino, l'Ecclesia e la Bule. Per poter votare non serviva più possedere ricchezze e terreni, ma era richiesto essere uomini di almeno 20 anni, essere figli di ateniesi e aver completato l'addestramento militare. Nacque così la democrazia ateniese. Nella polis di Atene e nell'Attica, tutti i cittadini avevano gli stessi diritti e partecipavano attivamente alla vita politica attraverso due assemblee. L'Ecclesia era l'assemblea popolare. Ad essa potevano partecipare tutti. Ciascuno aveva libertà di parola e poteva suggerire proposte.
si riuniva 4 volte al mese per discutere i problemi della città, votava le leggi, prendeva decisioni di pace e di guerra, e sceglieva i magistrati. La bulla era un consiglio di 500 cittadini estratti a sorte, che proponeva le leggi all'ecclesia e che, una volta approvate, controllava che venissero applicate. 9 arconti, cioè magistrati, governavano la città, ciascuno con un compito specifico. Venivano eletti per un anno e non potevano essere rieletti. Infine c'erano 10 strateghi, cioè i comandanti dell'esercito e della flotta. In momenti di particolare difficoltà, l'ecclesia poteva nominare un tiranno, le cui decisioni non potevano essere messe in discussione. Terminato il suo compito, il popolo poteva togliergli l'incarico o rieleggerlo nuovamente. Alla base dell'educazione ateniese c'era la partecipazione attiva alla vita della polis. L'istruzione, per i bambini maschi, cominciava a partire dai 6 anni, sotto la guida di un insegnante privato. Dopo i 15 anni proseguivano gli studi solo i figli delle famiglie più ricche. La scuola militare, detta Efebia, raccoglieva i ragazzi fino ai 18 anni. Qui essi venivano preparati all'uso delle armi, ma ricevevano anche un'educazione letteraria e musicale. Intorno ai 20 anni i ragazzi diventavano cittadini, cominciavano a prendere parte alle assemblee e potevano dedicarsi anche alla carriera politica. Durante l'età buia, in Grecia era scomparsa ogni forma di scrittura. Solo a partire dal 750 a.C., comparvero le prime fonti scritte in greco antico, da cui la lingua oggi utilizzata in Grecia. I greci adottarono l'alfabeto dei fenici, al quale aggiunsero le vocali, che in quello fenicio mancavano. Scrivevano su tavolette di legno ricoperte di cera e su cocci di ceramica. Grazie alla scrittura, sono arrivate fino a noi preziose opere di filosofia, storia, poesia e teatro, studiate e rappresentate ancora oggi. I pensatori greci come Socrate, Platone e Aristotele, attraverso il ragionamento e l'osservazione, e non più solamente attraverso i miti, cercarono di spiegare gli eventi del mondo, il significato della vita, l'origine dell'universo. Diedero così vita alla filosofia, che significa amore per il sapere. La filosofia, detto semplicemente, è una scienza che cerca i principi della vita umana. I mercanti e i marinai greci, durante la navigazione, utilizzarono le prime carte geografiche, realizzate tracciando i confini approssimativi dell'Europa, dell'Africa e dell'Asia. I greci furono i primi a raccontare la loro storia e a ricercare notizie e testimonianze su quanto accadeva agli altri popoli. Erodoto è considerato il padre della storia e l'inventore del metodo della ricerca storica. Tucidide dedicò tutta la vita alla sua opera che racconta la guerra combattuta dai greci nel Peloponneso. Il greco Ippocrate è stato uno dei più grandi medici dell'antichità. Egli elaborò un celebre giuramento, che tuttora pronunciano i medici all'inizio della loro carriera professionale. Esso comprende i principi fondamentali ai quali il medico deve attenersi, come ad esempio rispettare il malato e avvicinarsi a lui solo con l'intento di guarirlo. Oltre a Ippocrate, è importante ricordare Galeno, che fu uno studioso che approfondì i modi per preparare i farmaci per curare le malattie del tempo. Gli studiosi Euclide, Pitagora e Talete hanno approfondito gli studi di matematica e hanno elaborato teoremi e formule di geometria che ancora oggi si insegnano nelle scuole. I greci applicarono le conoscenze geometriche nella costruzione di grandiosi templi. Gli studi sul corpo umano permisero agli scultori greci di realizzare statue dalle proporzioni perfette. Alla fine del 700 a.C.,
per facilitare gli scambi dei prodotti tra le polis e i popoli che vivevano sulle coste del Mediterraneo, i Greci iniziarono a produrre e a utilizzare le monete. Queste sostituirono le barre di metallo pregiato, poiché erano più pratiche e maneggevoli da usare. Su ciascuna moneta venivano impressi i simboli della città che l'aveva emessa, grazie a uno strumento metallico, chiamato conio. I Greci erano politeisti. In tutte le polis erano adorate le stesse divinità. Gli dei erano simili agli esseri umani, sia nell'aspetto che nel carattere. Provavano simpatie, antipatie, sentimenti e spesso litigavano tra loro. Essi vivevano sul Monte Olimpo, il più alto di tutta la Grecia, ma partecipavano attivamente alla vita degli esseri umani. Influenzavano la loro vita in modo positivo o negativo. La religione si basava sui miti, che narravano le avventure e gli amori degli dei. Secondo la mitologia greca, dall'unione delle divinità con gli esseri umani nascevano gli eroi, individui dotati di forza e capacità straordinarie. Gli dei erano venerati nei santuari, luoghi sacri che potevano comprendere, oltre al tempio, anche un teatro e stadi per le gare sportive. Il tempio, dedicato al dio protettore della città, era un edificio di pietra o di marmo generalmente di forma rettangolare. Si ergeva su un basamento a gradoni e aveva una o più file di colonne tutte intorno. Nella stanza più interna, chiamata Naos, c'era la statua della divinità. Solo i sacerdoti vi potevano accedere, perciò i riti religiosi avvenivano all'esterno, nel recinto sacro. Al di sopra delle colonne della facciata principale si elevava il frontone triangolare, decorato con bassorilievi. Al di sotto, un sistema di architravi, cioè di travi orizzontali sostenute da colonne, garantiva la stabilità dell'edificio. Le principali divinità greche erano Zeus, padre di tutti gli dei, signore del tuono e del fulmine. Era moglie di Zeus, dea protettrice del matrimonio. Apollo, dio del sole e protettore delle arti, della musica e della scienza. Afrodite, nata dalle onde del mare, dea della bellezza e dell'amore. Poseidone e Ade, fratelli di Zeus, erano il dio del mare e il dio del regno dei morti. Atena, figlia di Zeus, dea della sapienza e della guerra, raffigurata con una tunica e spesso armata. Hermes, il veloce messaggero degli dei, dotato di ali ai piedi. I Greci davano molta importanza allo sport e durante le feste religiose organizzavano gare e manifestazioni in onore degli dei. I Greci erano convinti che, oltre alla cultura, ogni persona dovesse curare il corpo per renderlo sano e forte. I giochi sacri più importanti erano le Olimpiadi, celebrate ogni 4 anni nel santuario di Zeus a Olimpia, una località del Peloponneso. Ai giochi potevano partecipare solo i cittadini della Grecia, maschi, liberi e adulti, compresi gli abitanti delle colonie. Ne erano esclusi gli schiavi, gli stranieri e le donne. Le Olimpiadi duravano 5 giorni e gli atleti erano impegnati in varie discipline. Il salto, la corsa, il lancio del disco, del giavellotto, la lotta e il pugilato. I vincitori ricevevano in premio una corona di ramoscelli di olivo e la loro fama durava nel tempo. L'importanza di questi giochi era tale che ogni guerra veniva interrotta durante la manifestazione. La prima Olimpiade si svolse nel 776 avanti Cristo. Questa data venne utilizzata come punto di riferimento per misurare il tempo. Il primo anno della storia greca corrispondeva, infatti, alla prima Olimpiade. Nell'antica Grecia il teatro aveva un grande valore educativo e per questo tutti i cittadini potevano assistervi senza pagare. Le tragedie mettevano in scena miti e storie tristi e dolorose, mentre le commedie raccontavano episodi di vita quotidiana in modo divertente. Gli attori erano tutti uomini, poiché alle donne non era permesso recitare.
Indossavano maschere di terracotta che servivano per amplificare la voce e per caratterizzare il personaggio. Il coro era formato da un gruppo di attori che camminava, danzava e commentava ciò che avveniva sulla scena. Il gruppo teatrale al completo, attori, musicanti, costumisti, rumoristi, poteva superare il migliaio di persone. Il teatro sorgeva all'aperto, solitamente su una collina, e aveva forma semicircolare. Il pubblico sedeva sui gradoni, a diverse altezze per permettere a tutti di vedere lo spettacolo. Gli attori si esibivano sul proscenio. Alle loro spalle si trovava la scena, cioè lo sfondo della rappresentazione. La parte circolare, ai piedi delle gradinate, si chiamava orchestra. Qui danzava e si esibiva il coro, formato da 12 o 15 artisti. A partire dall'VIII secolo a.C., la popolazione delle città greche aumentò sempre più, e le risorse a disposizione non erano più sufficienti a sfamare tutti. Questo portò molti greci a emigrare, in cerca di altre terre in cui vivere. Dall'800 al 600 a.C., i greci fondarono molte colonie. A ovest, lungo le coste del Mar Mediterraneo, nell'Italia meridionale, in Sicilia, in Francia e in Spagna. A est, sulle coste del Mar Nero e in Anatolia. Tra coloro che decidevano di partire, veniva scelto un capo spedizione, l'ecista, il quale doveva, come prima cosa, recarsi al santuario di Apollo a Delfi per interrogare l'oracolo. Se gli dei acconsentivano, la madrepatria, cioè la città d'origine, avrebbe fornito una flotta e il necessario per la partenza. Le colonie greche, pur essendo indipendenti, mantenevano lingua, abitudini, religione e organizzazione politica della madrepatria. I coloni greci, talvolta, si scontravano con le popolazioni locali, ma col tempo i rapporti migliorarono e le genti del luogo accolsero le abitudini greche. Il fenomeno della colonizzazione permise ai greci di diffondere nel Mediterraneo non solo i loro prodotti, ma anche la loro lingua e la loro cultura. Nell'Italia meridionale e in Sicilia vennero fondate molte colonie greche, favorite dal clima mite, dalle coste ricche di porti naturali per l'approdo delle navi e dall'entroterra ricco di risorse. I greci coltivavano cereali e frutta, lavoravano ceramiche e realizzavano gioielli, che poi commerciavano in tutto il Mediterraneo. Nelle colonie vennero costruiti edifici simili a quelli greci, come piazze, templi e teatri. Col tempo le colonie divennero molto potenti e, in alcuni casi, persino più grandi e ricche di molte città greche. Per questo motivo i territori colonizzati furono chiamati Magna Grecia, cioè Grande Grecia. Le città più importanti fondate in Italia furono Napoli, Pestum, Cuma, Taranto, Sibari, Crotone, Reggio, Messina, Catania, Agrigento e Selinunte. I persiani erano un popolo originario dell'Asia centrale che si era stanziato in Persia, una regione compresa tra la Mesopotamia e l'India. Nel VII secolo a.C., guidati prima da Ciro il Grande e poi dal figlio Cambise, iniziarono a conquistare nuovi territori, dando vita a un grande impero, che si estendeva dalle colonie greche dell'Anatolia fino alla valle dell'Indo. Dal 522 al 486 a.C., i persiani furono governati da Dario I, che stabilì la capitale a Persepoli e diede all'impero un'efficiente organizzazione. Per amministrare un impero tanto grande, impose leggi scritte e divise il territorio in 20 satrapie, cioè province, comandate da altrettanti satrapi, ovvero governatori. Permise alle popolazioni sottomesse di mantenere le proprie tradizioni e praticare la propria religione,
creando così uno dei primi imperi multiculturali della storia. Realizzò la strada reale, che permise di unire le grandi città e favorì gli scambi commerciali e il controllo militare dell'impero. La strada reale era lunga circa 2700 chilometri e si snodava dalla Persia fino all'Anatolia. Aveva stazioni di sosta per far riposare i cavalli e torri di guardia che consentivano di viaggiare sicuri. Dario continuò la politica di espansione dell'impero. A est arrivò fino al fiume Indo, mentre per conquistare nuovi territori, a ovest combatté contro i Greci una guerra che durò 20 anni. Su questo argomento torneremo alla fine. Per unificare territori così vasti, venne diffusa una stessa lingua ufficiale, l'aramaico, che aveva il vantaggio di poter essere scritto su pergamena, mentre la scrittura cuneiforme necessitava di essere incisa su tavolette d'argilla. Inoltre Dario stabilì l'utilizzo di un'unica moneta per i vari paesi dell'impero, il darico, che agevolò gli scambi commerciali. Al vertice della società persiana vi era il Gran Re, seguito dai sacerdoti, dai guerrieri e dai nobili aristocratici, tra cui il re sceglieva personalmente i satrapi. Ad un livello sociale più basso si collocavano gli uomini liberi, ovvero commercianti, artigiani e piccoli imprenditori, che pagavano le tasse. Ultimi erano i lavoratori della terra, gli schiavi, che erano debitori e prigionieri di guerra, che appartenevano al proprietario terriero. Inizialmente dedito alla pastorizia, il popolo persiano praticò anche l'agricoltura, incrementando la coltivazione degli alberi da frutto. Peschi, albicocchi, noci, mandorli. Gli artigiani producevano oggetti di lusso utilizzando le materie prime provenienti dalle miniere di oro, rame, ferro, piombo e dalle cave di marmo e lapislazzuli. Con Dario si sviluppò il commercio, grazie anche all'efficiente rete stradale. Per quanto riguarda la religione, i persiani seguivano la predicazione di un profeta di nome Zarathustra. Secondo il profeta, la vita era dominata da due forze opposte, il bene e il male. Ahura Mazda era il dio del bene e della luce, ed era il più adorato dal popolo. Vi era però anche uno spirito del male e delle tenebre, Ahriman. L'uomo era libero di scegliere quale spirito seguire. Chi seguiva il bene sarebbe stato premiato nell'aldilà, invece, chi sceglieva il male sarebbe stato duramente castigato. Il libro sacro che conteneva i precetti della loro religione era la Vesta. I Greci disprezzavano i Persiani per due motivi. Il primo motivo era di tipo culturale. I Persiani, al contrario dei Greci che erano liberi cittadini, erano sottomessi a un re, che adoravano come un dio. Il secondo motivo, quello fondamentale, era di tipo commerciale. I Persiani avevano conquistato le colonie greche dell'Anatolia e controllavano i commerci del Mar Egeo. Queste due cause portarono allo scontro militare tra i due popoli. Nel 499 a.C., la colonia greca di Mileto decise di non pagare più le forti tasse e iniziò una rivolta contro i Persiani. Inoltre, chiese l'intervento delle città della Grecia, ma solo Atene mandò in suo aiuto alcune navi da guerra. Mileto venne incendiata e, per punizione, nel 490 a.C., Dario I dichiarò guerra ad Atene e all'intera Grecia. Lo scontro tra i due eserciti avvenne a Maratona, vicino ad Atene, e si concluse con la vittoria dei Greci guidati da Milziade. Alla morte di Dario I, divenne re Serse. Nel 480 a.C., attaccò la Grecia via terra e via mare. In quell'occasione, Sparta e Atene si unirono per contrastare il nemico. Gli Spartani, guidati da Leonida, furono attaccati al passo delle Termopili, una strettoia tra monti e mare. Prima di essere sconfitti, riuscirono a resistere abbastanza a lungo, da permettere agli ateniesi di riorganizzarsi e di vincere la battaglia navale di Salamina. Nel 479 a.C., i Persiani furono definitivamente sconfitti a Platea dallo spartano Pausania. Terminate le guerre persiane, Atene raggiunse il suo massimo splendore sotto la guida del politico Pericle. Egli visse tra il 495 e il 429 a.C.,
e impose il potere di Atene su gran parte della Grecia. Pericle utilizzò il tesoro derivato dalle vittorie sui Persiani per finanziare lavori pubblici affidati all'architetto Ictino e allo scultore Fidia, due tra i massimi artisti dell'epoca. Fu un periodo di grande sviluppo economico, artistico e culturale per la città. Con la vittoria sui Persiani, le polis greche erano tornate a essere libere e indipendenti. Tuttavia, molte città greche, per difendersi da altri possibili attacchi, si unirono nella Lega di Delo, un'associazione tra città, a capo della quale c'era Atene. La sua supremazia provocò la reazione di Sparta che, a sua volta, riunì altre città nella Lega Peloponnesiaca, sotto la sua guida. A partire dal 431 a.C., la rivalità tra Sparta e Atene portò alla lunga guerra del Peloponneso, che coinvolse le città delle due leghe, e anche molte colonie, le quali si schierarono con Sparta o con Atene. Sulla terraferma era più forte Sparta, mentre per mare primeggiava Atene. Gli scontri si conclusero nel 404 a.C., con la sconfitta di Atene. Gli Spartani si impossessarono della flotta ateniese e abbatterono le mura della città. Ma il dominio di Sparta sulla Grecia non durò a lungo. La guerra aveva indebolito gran parte delle polis, tanto da non riuscire a contrastare un nuovo e potente nemico: il popolo dei Macedoni. Fin dall'800 a.C., a nord della Grecia si estendeva il regno di Macedonia, con capitale Pella. Gli abitanti si dedicavano soprattutto all'agricoltura, all'allevamento dei cavalli e al commercio. Dal 359 a.C., il regno di Macedonia fu sotto il comando del re Filippo II, affiancato dai suoi generali. Egli voleva conquistare la Grecia, indebolita a causa delle guerre, e fare del suo regno un'immensa potenza. Le polis greche, per contrastare questo pericolo, si riunirono in una coalizione contro i Macedoni, ma nel 338 a.C. dovettero arrendersi all'esercito nemico. La Grecia cadde così sotto il dominio della Macedonia e le polis persero la loro indipendenza. Il re Macedone, che era stato educato in Grecia ed era un profondo ammiratore della cultura e dell'arte greche, non si impose con violenza sulle città conquistate e fu accettato dalla popolazione. Riuscì così a formare con le polis greche un'alleanza, la Lega di Corinto, il cui scopo era quello di riuscire a conquistare anche l'impero persiano. Per realizzare i suoi progetti di espansione, Filippo II creò un potente esercito. Introdusse la falange macedone, un sistema formato da 64 battaglioni, ognuno composto da soldati disposti in 16 file, di 16 uomini ciascuna. Ogni soldato era dotato di una lunga lancia di 6 metri, la sarissa. Le prime file tenevano le lance diritte contro i nemici, mentre le file più indietro le lasciavano alzate verso l'alto, pronte all'attacco. Ogni fante aveva uno scudo con cui copriva metà del proprio corpo e metà di quello del vicino. Insieme formavano una barriera invalicabile. Tuttavia, Filippo non riuscì a realizzare il suo progetto perché venne assassinato nel 336 a.C. A lui successe il figlio Alessandro, che in pochi anni riuscì ad ampliare ulteriormente i confini dell'impero. A soli 20 anni Alessandro divenne re dei Macedoni. Era un uomo colto, intelligente e abile nell'usare le armi. Il suo maestro privato era stato il famoso filosofo Aristotele. Ambizioso come il padre, Alessandro aveva lo stesso sogno di conquistare l'impero persiano, guidato da Dario III. Così nel 334 a.C., partì con un potente esercito alla conquista della Persia. In soli 3 anni sconfisse i persiani più volte, poi conquistò la Fenicia, la Siria, la terra di Canaan, l'Egitto, e formò un impero immenso. Voleva conquistare anche l'India, ma i suoi soldati, ormai stanchi da anni di guerre, si rifiutarono di proseguire. Ritornato a Babilonia, città che aveva scelto come capitale del suo impero, Alessandro si ammalò e morì nel 323 a.C., a soli 33 anni. Per le sue imprese fu soprannominato Magno, cioè grande.
In poco più di 10 anni, il regno di Macedonia era diventato un grande impero, che si estendeva da occidente a oriente. Durante il suo regno, Alessandro mantenne la divisione del territorio persiano in satrapie, che venivano amministrate da un governatore greco o macedone. Alla morte di Alessandro, però, il vasto impero fu diviso in regni autonomi, chiamati regni ellenistici, che si indebolirono progressivamente, finché furono conquistati a uno dai Romani. L'ultimo fu l'Egitto nel 31 a.C. Se il desiderio di Alessandro di fondare un impero unito e pacifico non si era realizzato, il progetto che mirava all'integrazione tra Macedoni, Greci e Persiani, invece, fu la sua grande eredità. Egli favorì i matrimoni tra Macedoni e Persiani, e lui stesso sposò una donna persiana. Erano persiani anche i suoi consiglieri, e arruolò nell'esercito soldati e generali appartenenti ai popoli conquistati. Inoltre impose l'uso della lingua greca e l'utilizzo di un'unica moneta in tutto il regno per facilitare gli scambi commerciali. La civiltà che si sviluppò nei regni nati dall'impero macedone venne chiamata ellenistica. I contatti fra i popoli favorirono lo sviluppo delle arti e delle scienze, studiate nelle scuole alessandrine. Nell'età ellenistica le donne vivevano in una condizione di maggiore libertà. Potevano comprare e vendere beni ed erano maggiormente istruite. In alcuni casi partecipavano alla vita politica, assumendo ruoli di comando e di potere. Alcune di esse divennero anche poetesse e scienziate. In Italia i primi insediamenti umani risalgono alla preistoria. Nel corso dei secoli arrivarono nella penisola molti popoli, richiamati dalle condizioni favorevoli del territorio, dal clima mite e da una fauna abbondante. Dal 2000 a.C., alcuni popoli nomadi provenienti dal nord, dall'Europa centro-orientale e dal Mediterraneo orientale si stabilirono in Italia. A partire dall'800 a.C., questi popoli chiamati popoli italici entrarono in contatto con le colonie greche e fenice presenti nell'Italia meridionale e nelle isole. Da loro appresero la scrittura, a lavorare il ferro e a coltivare la terra con tecniche innovative. Avevano lingue e tradizioni molto diverse tra loro, e rimasero divisi fino alla metà del primo millennio a.C., quando tutta la penisola venne conquistata dai Romani. I Camuni furono tra i più antichi abitanti dell'Italia. Provenivano dall'Europa centrale e, attorno all'8000 a.C., giunsero in Val Camonica, una valle alpina nell'attuale Lombardia, che da loro prese il nome. La maggior parte delle informazioni sulla vita dei Camuni è giunta fino a noi grazie alle migliaia di incisioni rupestri lasciate sulle pareti rocciose della valle. Inizialmente i Camuni si dedicavano solamente alla caccia e alla raccolta. Poi, dal 3500 a.C., le incisioni mostrano anche scene agricole, con disegni di aratri e carri. Le incisioni più recenti, risalenti al 2000 a.C., mostrano armi, come spade e pugnali, e scene di lotta tra guerrieri, a dimostrazione del fatto che impararono a lavorare i metalli. Erano politeisti. Adoravano, fra le altre, la divinità del sole e pensavano di poter guadagnare il favore degli dei con speciali riti e rappresentazioni rupestri. Gli antichi Veneti vivevano, a partire dal 1200 a.C., nel territorio che corrisponde alle attuali regioni del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e di una parte del Trentino Alto Adige. Erano abili navigatori di fiume e di mare, agricoltori e artigiani, ma nel mondo antico erano conosciuti soprattutto come esperti allevatori di cavalli, animali considerati sacri. Come molti altri popoli antichi, seppellivano i defunti insieme a oggetti di uso quotidiano. Furono tra i primi a praticare la cremazione, cioè bruciavano i corpi dei defunti. Le ceneri venivano conservate in vasi di bronzo a forma di tronco di cono rovesciato, chiamati situle. Tra i popoli italici più antichi, di cui sono state ritrovate tracce, vi sono i Liguri. Erano contadini, marinai e guerrieri. Vivevano in una regione più vasta dell'attuale Liguria, compresa fra il mare e le montagne, ed erano organizzati in villaggi abitati da varie tribù. Si dedicavano soprattutto all'agricoltura, ma i terreni da coltivare erano pochi,
Così impararono a costruire dei gradoni sulle colline. Questa tecnica, chiamata terrazzamento, è utilizzata ancora oggi in Liguria. Le tribù che vivevano lungo la costa si dedicavano al commercio, alla pesca e alla pirateria, assaltando le navi nemiche, mentre quelle sui rilievi praticavano la pastorizia. Sugli Appennini dell'Italia centro-meridionale vivevano diverse popolazioni seminomadi, che praticavano la pastorizia. Tra questi popoli vi erano gli Umbri, i Latini, i Sanniti e i Piceni. I popoli appenninici abitavano in villaggi organizzati in tribù e governati da un re. I Piceni, inoltre, sapevano lavorare i metalli e una resina fossile che importavano dal nord Europa. L'Ambra. La Sardegna fu abitata fin dalla preistoria da antiche popolazioni giunte dal Mar Mediterraneo. Intorno al 1500 a.C., i Sardi diedero origine alla civiltà nuragica, così chiamata per le tipiche costruzioni in pietra, i nuraghi. Erano guerrieri, pastori, contadini e artigiani abili nella lavorazione del bronzo. Costruivano armi e statuette, che rappresentavano guerrieri, animali e imbarcazioni. Erano divisi in due classi sociali: quella dei pastori e degli agricoltori, che avevano il compito di produrre le risorse necessarie per la sopravvivenza del popolo, e quella dei guerrieri, che difendevano il popolo dagli attacchi dei nemici. Come altri popoli italici, i Sardi seppellivano i morti nelle necropoli, le cosiddette tombe dei giganti, che potevano contenere al loro interno un numero elevato di defunti. I nuraghi erano simili a torri a forma di tronco di cono, costruite con blocchi di pietra appoggiati gli uni sugli altri. Ogni nuraghe comprendeva anche un pozzo e un cortile ed era circondato da mura di pietra. Con il tempo divennero sempre più complessi e formati da più stanze, collegate tra loro da scale interne. Nei nuraghi vivevano le persone più importanti della società. Il popolo viveva in villaggi di capanne, che sorgevano attorno al nuraghe principale. Qui la popolazione si riuniva in caso di pericolo. La civiltà villanoviana si sviluppò attorno al 1000 a.C., tra l'Emilia-Romagna e la Toscana. Il nome deriva da Villanova, la località vicino a Bologna in cui furono scoperti i primi resti di questa civiltà. I villanoviani erano allevatori e agricoltori, coltivavano cereali, legumi e alberi da frutto. Gli artigiani lavoravano il bronzo e il ferro. Vicino ai villaggi costruivano ampie necropoli, cimiteri in cui sotterravano urne di terracotta o bronzo, contenenti le ceneri dei defunti. Le urne delle donne avevano il coperchio a forma di ciotola, quelle degli uomini avevano il coperchio a forma di elmo. Oltre al vaso, nella tomba era presente il corredo funebre, costituito da cibo e oggetti personali, a dimostrazione del fatto che i villanoviani credevano nella vita dopo la morte. La civiltà villanoviana finì attorno al 750 a.C., quando nello stesso territorio si sviluppò la civiltà etrusca. Intorno al 1600 a.C. si sviluppò la civiltà delle Terramare. Il nome deriva da Terra Marna, che in antico dialetto emiliano significava terreno fertile. Si stanziarono in alcune zone della pianura padana, umide e ricche di corsi d'acqua, a cavallo fra l'Emilia-Romagna e il Veneto. I terramaricoli vivevano in villaggi di capanne costruite su palafitte, piantate sulla terraferma. Gli abitanti dei villaggi erano agricoltori e pastori, ma praticavano anche la caccia e la pesca. Gli artigiani producevano statuine di animali, come buoi e pecore di ceramica, e utensili in osso e corno. Inoltre sapevano fondere i metalli e tessere la lana e il lino. I Celti erano una popolazione di guerrieri nomadi proveniente dall'Asia. Attorno al 2000 a.C. si stabilirono nell'Europa centrale. In Italia occuparono vasti territori, dalla pianura padana fino alle Marche. Praticavano la caccia, la pesca e l'allevamento. Coltivavano il frumento e l'orzo, con il quale producevano la birra. Gli artigiani erano abili nella lavorazione dei metalli. Con ferro e bronzo costruivano armi, elmi e scudi, che venivano acquistati anche da greci e romani. Con oro e argento realizzavano collari, bracciali e anelli. I Celti impararono a estrarre, dai giacimenti presenti sulle Alpi orientali, il salgemma,
un tipo di sale con il quale potevano conservare a lungo la carne e il pesce. Vivevano in villaggi circondati da palizzate di legno e fossati a scopo di difesa. I Celti erano organizzati in tribù di famiglie e non si unirono mai in unico regno. Le persone più importanti della società erano i guerrieri e i sacerdoti, chiamati druidi. Questi interpretavano la volontà degli dei ed erano anche astrologi, giudici e medici. Seguivano poi, per importanza, gli uomini d'arte, esperti nelle leggi, nella poesia, nella musica e nella lavorazione dei metalli. Il popolo era formato dai contadini e dagli allevatori. Infine c'erano gli schiavi, prigionieri di guerra. La guerra e le razzie erano attività molto diffuse tra i Celti, e anche le tribù erano spesso in lotta tra loro. Per quanto riguarda la religione dei Celti, data l'importanza che alcuni rituali rivestono ancora oggi, lascio la parola alla mia collega Fiona. La religione celtica rifletteva una profonda connessione con la natura. Molti riti erano incentrati sul ciclo naturale delle stagioni, e molte divinità erano associate agli elementi naturali. La spiritualità celtica abbracciava la sacralità della terra, degli alberi, dei fiumi e delle creature selvatiche. Le principali divinità celtiche erano Dagda, o il Dagda, è considerato il sovrano supremo degli dei. La sua maestosità era associata al controllo del ciclo delle stagioni e al suo influsso sulla prosperità e sulla fertilità della terra. Il Dagda possedeva un'arma magica, un'enorme clava di ferro, che poteva uccidere da un lato e resuscitare dall'altro. Questa clava rappresentava il potere sovrano del Dagda sul ciclo della vita e della morte. Il Dagda era adorato come dio dell'abbondanza. Il suo calderone magico era in grado di nutrire chiunque si sedesse al suo tavolo senza mai esaurirsi. Non a caso, oltre al suo potere sovrano, il Dagda è spesso rappresentato come un padre amorevole che si prende cura dei suoi figli. Morrigan, la dea della guerra, dell'amore e della sovranità. Spesso raffigurata come una guerriera, Morrigan incarnava la dualità della vita e della morte. Era invocata per influenzare l'esito delle battaglie. La sua presenza poteva portare vittoria o sconfitta, e i guerrieri spesso cercavano la sua protezione e i suoi favori. Brigid era onorata come la patrona della poesia e dell'ispirazione creativa. La sua presenza era associata alla bellezza delle parole e alla capacità di esprimere emozioni attraverso la poesia. Era considerata anche una guaritrice, simboleggiando il potere curativo delle piante e delle pratiche mediche. Le sorgenti d'acqua erano spesso legate ai suoi attributi di guaritrice. Il suo culto era anche associato agli artigiani, agli artisti e a coloro che cercavano ispirazione nella creazione di opere d'arte. Lag, il luminoso, è spesso equiparato al sole, simboleggiando la luce che dissipa le tenebre e promuove la crescita. Lag è anche noto come un maestro artigiano, abile in tutte le arti e mestieri. È spesso descritto come un costruttore, un fabbro e un esperto nell'uso di armi. Cernunnos, conosciuto come il signore delle bestie. Questa divinità è spesso rappresentata con corna di cervo, simbolo della sua connessione con la natura, con la fertilità e con il mondo animale. Cernunnos è associato alla fertilità e all'abbondanza. La sua presenza è vista come un augurio di prosperità nelle battute di caccia. È rappresentato seduto con le corna di cervo e circondato da animali come serpenti, lupi e tori. La religione celtica è ricca di simboli che riflettono la connessione dei Celti con la natura, la spiritualità e il ciclo della vita. Ecco alcuni dei simboli più significativi. Triquetra. La triquetra è un antico simbolo celtico composto da tre archi intrecciati. Si tratta di uno dei diversi simboli celtici che rappresentano la triplicità dell'universo. Per i Celti, infatti, tutte le cose importanti erano rappresentabili secondo il principio della triplicità. Vita, morte, rinascita. Passato, presente, futuro. Terra, cielo, mare. Mente, corpo, anima.
La triquetra era associata ad una divinità femminile, la Grande Madre, identificata nella luna e nelle sue tre fasi. Le tre braccia rappresentavano la fanciulla, la donna e l'anziana. Triskelion. Il triskelion è un simbolo composto da tre spirali che si irradiano dal centro. Rappresenta il movimento, il cambiamento, l'evoluzione spirituale, la determinazione a migliorarsi e a superare le avversità incontrate nella vita. Croce celtica. La croce celtica è una croce circolare con bracci che si estendono oltre il cerchio. Simboleggia l'unione tra il sacro e il profano, oltre a rappresentare il ciclo di vita, morte e rinascita. Albero della vita. L'albero della vita è un simbolo comune in molte tradizioni, inclusa quella celtica. Rappresenta la connessione tra cielo, terra e mondo sotterraneo, oltre a simboleggiare la crescita e la rinascita. Le qualità associate a questo simbolo sono la saggezza, la forza e la longevità. Spirale celtica. La spirale è un motivo ricorrente nella cultura celtica, con varie interpretazioni. Rappresenta l'estensione, il ciclo della vita, l'eternità e la connessione tra il mondo fisico e spirituale. I Celti celebravano una serie di feste legate al ciclo dell'anno e alle stagioni agricole. Alcune delle festività più importanti erano: Samhain. Celebrata alla fine di ottobre, segnava la fine dell'anno e l'inizio del periodo oscuro. È considerata l'antesignana dell'attuale Halloween. Imbolc. Celebrata a inizio febbraio, segnava il risveglio della natura ed era dedicata alla dea Brigid. Beltane. Festeggiata a inizio maggio, era associata alla fertilità e all'inizio della stagione calda. Lugnasad. Celebrata a inizio agosto, era legata al raccolto e alle attività agricole. Samhain. Samhain è una festività celtica che segna la fine dell'anno e l'inizio del nuovo. Celebrata il 31 ottobre, Samhain è una delle quattro principali festività nel calendario celtico. È spesso considerata il capodanno celtico e rappresenta il momento in cui il velo tra il mondo dei vivi e dei morti si assottiglia, consentendo agli spiriti di attraversarlo. Il termine Samhain deriva dal gaelico e significa fine dell'estate. Questa festività era un momento cruciale per i Celti, che riconoscevano il legame profondo tra la fine del ciclo agricolo e il mistero della morte. Samhain era un periodo in cui si onoravano i defunti. I Celti credevano che durante questa festa, gli spiriti dei morti potessero tornare sulla terra. Le famiglie lasciavano cibo fuori dalle porte, come dono per gli spiriti, e accendevano fuochi. Si credeva che durante Samhain il velo sottile tra i mondi permettesse anche la divinazione e le visioni. Le persone praticavano antichi rituali per ottenere profezie sul futuro e connettersi con il mondo spirituale. L'usanza di indossare costumi e maschere durante l'odierna festa di Halloween ha radici in Samhain. Si credeva che il travestimento confondesse gli spiriti malvagi o li dissuadesse dal danneggiare coloro che celebravano la festa. In molte comunità celtiche, Samhain era segnato da fuochi sacri. La gente si riuniva attorno a questi fuochi per onorare i morti e scambiarsi storie e canti. Samhain rappresenta il concetto celtico del ciclo eterno di vita, morte e rinascita. Mentre la terra si prepara al riposo invernale, si riconosce anche la promessa di un nuovo inizio nella primavera successiva. Imbolc. Proprio nel buio dell'inverno, posizionato tra Yule, il solstizio d'inverno, e Ostara, l'equinozio di primavera, i Celti propiziavano il ritorno della bella stagione, attraverso Imbolc, con l'accensione di falò e candele. I rituali iniziavano dalla sera dal 31 gennaio fino al tramonto del 1 febbraio, poiché il nuovo giorno aveva inizio a partire non dalla mezzanotte, ma al calare del sole. Questa festività è dedicata principalmente alla dea Brigid. Imbolc era una festa legata alle tradizioni agricole e al risveglio della natura dopo il periodo invernale.
Il suo nome deriva dal gaelico Oimelk, che significa latte di pecora, indicando la stagione in cui nascevano gli agnellini, e le pecore iniziavano ad allattarli. La festività simboleggia quindi la transizione dal buio alla luce, sia fisicamente che spiritualmente. È il momento in cui la luce del sole inizia a prevalere sulle tenebre invernali, annunciando la fine dell'inverno e il ritorno della vita. Brigid è la figura centrale di Imbolc. Nella tradizione celtica, è vista come una divinità dalle molteplici sfaccettature. Dea del fuoco, protettrice delle arti, guaritrice e custode del bestiame. Imbolc onora anche la sua natura di dea della guarigione, della luce e della fertilità. Imbolc è spesso celebrata accendendo candele e fuochi, per rappresentare la luce che cresce. Il fuoco simboleggia la vittoria della luce sulle tenebre e la rinascita della natura. Un antico rito di Imbolc sta nella creazione di particolari croci. Realizzate intrecciando canne o paglia, e dedicate a Brigid, per ottenere la sua benedizione e protezione. Imbolc è anche associata alla purificazione. Le persone si impegnano nella pulizia delle proprie case, e nella rimozione di ciò che è vecchio, creando lo spazio per il nuovo, e accogliendo la luce primaverile. Beltane. Beltane è celebrata tra il tramonto del 30 aprile e il tramonto del 1 maggio. Questa festività segna il picco della primavera e l'inizio dell'estate. Beltane è una festa dedicata alla gioia, alla fertilità e alla celebrazione della vita. Il nome Beltane deriva dalla parola gaelica Bealten e significa fuoco brillante. La festività ha origini antiche e si collega alle pratiche agricole, celebrando la fertilità del suolo e il rigoglio della natura. Una delle caratteristiche di Beltane è l'accensione di fuochi sacri. Le comunità celtiche antiche si riunivano intorno a enormi falò per onorare il sole, chiedere la fertilità e proteggere il bestiame durante la stagione estiva. Un altro elemento interessante di Beltane è la Maypole Dance. Una lunga asta, spesso decorata con fiori e nastri colorati, viene eretta e le persone ballano intorno ad essa, intrecciando nastri per creare motivi ornamentali. Questo antico rituale simboleggia l'unione dell'energia maschile e femminile, celebrando la fertilità della terra. Lugnasad, la festa celtica dei raccolti. Lugnasad, conosciuta anche come Lammas, è celebrata nei primi giorni di agosto. Questa festività segna il momento dei primi raccolti. Il nome Lugnasad deriva dal dio celtico Lag, venerato durante questa festività. Questo periodo è dedicato alla celebrazione dei raccolti estivi e al ringraziamento per il cibo che sosterrà le comunità nei mesi successivi. Lugnasad coinvolgeva anticamente riti agricoli per garantire una buona resa dei raccolti. La gente faceva offerte di grano e altri prodotti alimentari al dio Lag, sperando in un raccolto abbondante. Il pane, simbolo della prosperità, era spesso preparato in forme elaborate. La festività era anche caratterizzata da giochi e competizioni in onore di Lag. Si svolgevano gare, tornei e sfide artistiche. Alcune comunità celtiche costruivano effigi rappresentanti il dio Lag. Queste effigi venivano poi offerte al dio o bruciate, come parte di rituali sacri. Lugnasad era anche un momento di condivisione del cibo. Le comunità si riunivano per pasti comuni, spesso preparando pietanze a base di grano e frutti appena raccolti. La civiltà etrusca si sviluppò intorno all'800 a.C. in Etruria, una zona dell'Italia centrale, compresa tra i fiumi Arno e Tevere, e affacciata sul Mar Mediterraneo. L'origine di questa civiltà è ancora incerta. Secondo alcuni storici, gli Etruschi erano una popolazione locale che si mescolò con i Villanoviani, dando così origine a una nuova civiltà. Con il tempo gli Etruschi conquistarono nuovi territori, sia nel nord, sia nel sud Italia, diventando un popolo ricco e potente. Non fondarono mai un unico grande regno, ma si organizzarono in città-stato. Generalmente le città venivano costruite su una collina, così da dominare il territorio circostante.
oppure vicino a un fiume, per garantirsi una riserva d'acqua dolce. Le città che sorgevano lungo la costa disponevano di un porto e di una flotta. Le più importanti furono Veio, Cerveteri, Populonia, Arezzo, Tarquinia e Perugia. La civiltà etrusca iniziò a decadere e poi scomparve in seguito agli attacchi dei Celti, dei Sanniti e soprattutto dei Romani, che conquistarono definitivamente i loro territori tra il IV e il II secolo a.C. Le attività degli Etruschi erano molto legate al territorio in cui vivevano, una zona fertile, ricca di minerali e attraversata da numerosi corsi d'acqua. Gli Etruschi erano agricoltori, allevatori e artigiani. Coltivavano l'olivo, la vite, il grano, i legumi e allevavano maiali, ovini, bovini e cavalli. Dal ricco sottosuolo estraevano pietre da costruzione e metalli, come rame e ferro, che provenivano soprattutto dalle miniere dell'isola d'Elba. Metalli preziosi come l'oro e l'argento venivano importati. Anche il commercio era ben sviluppato, grazie agli abbondanti prodotti agricoli. Gli Etruschi, con le loro veloci navi, riuscirono a stabilire contatti con molti popoli del Mediterraneo, soprattutto greci e fenici. Attraverso la pirateria, cioè l'assalire e depredare navi, controllavano le rotte marittime e gli scali in cui venivano scambiate le merci. Gli artigiani etruschi appresero dai Celti la lavorazione dei metalli, soprattutto del ferro, con il quale realizzavano armi e utensili. Gli Etruschi furono anche abili orefici. Lavoravano l'oro con due tecniche innovative. La granulazione, che consisteva nel saldare tra loro e su una lamina minuscole sfere d'oro per formare una decorazione. Il secondo metodo era la filigrana, che prevedeva l'intreccio di sottilissimi fili d'oro. Dai greci appresero la lavorazione della ceramica. Crearono anche una ceramica particolare, detta bucchero, dal colore nero brillante, ottenuta mescolando l'argilla con polvere di carbone vegetale. I fabbri etruschi utilizzavano un forno particolare, di forma conica, con un'apertura in alto e una in basso. Una parete orizzontale lo divideva in due. La parte superiore veniva riempita di minerale, in quella inferiore si accendeva il fuoco. La roccia ferrosa, fatta a pezzi, fondeva per l'alta temperatura, permettendo l'estrazione del ferro. Le città-stato etrusche erano governate dal locumone, un re sacerdote eletto tra i ricchi proprietari terrieri, che possedeva potere politico, militare e religioso. Dopo il locumone seguivano per importanza gli aristocratici e i sacerdoti, che organizzavano le cerimonie religiose e prendevano parte alle decisioni più importanti che riguardavano il governo della città. Gli individui liberi non potevano partecipare alla vita politica, ma potevano possedere terre e commerciare. Erano considerati liberi i mercanti, gli artigiani e i contadini che si erano arricchiti grazie al lavoro nei campi. Infine c'erano gli schiavi, che svolgevano i lavori più pesanti nelle campagne, nelle fonderie e nelle miniere. Tra il VI e il V secolo a.C., il locumone venne sostituito da un gruppo di magistrati, eletti ogni anno, scelti tra i proprietari di terre e i mercanti più ricchi. Le donne etrusche godevano degli stessi diritti degli uomini e, oltre a occuparsi della casa e dell'educazione dei figli, potevano ricevere un'istruzione e uscire di casa senza la presenza del marito. Erano libere di svolgere un'attività, di possedere degli schiavi, una tomba propria e di ricevere beni in eredità dal marito. Alle donne era permesso di comprare o vendere proprietà e trasmettere il proprio cognome ai figli. Gli Etruschi ripresero l'alfabeto greco utilizzato nelle colonie dell'Italia meridionale e lo adattarono al proprio linguaggio. Scrivevano e leggevano da destra verso sinistra. Gli studiosi hanno decifrato solo in parte la scrittura etrusca, poiché gran parte dei testi ritrovati finora sono molto brevi e simili fra loro. Si tratta soprattutto di iscrizioni funerarie, che riportano nomi di persone o divinità. Un esempio di scrittura etrusca sono le lamine di Pirgi, che costituiscono una fonte molto importante, perché lo stesso testo è stato scritto sia in etrusco sia in fenicio.
Questo ha consentito agli studiosi di comprendere, almeno in parte, il significato di alcune parole etrusche. Gli Etruschi erano politeisti. Le loro divinità avevano l'aspetto umano ed erano simili a quelle dei Greci. Le divinità più importanti erano Tinia, il più potente di tutti gli dei, paragonabile al dio greco Zeus, Uni, sua moglie, Minerva, dea della guerra, e Aplu, dio del tuono. Gli Etruschi credevano che gli dei comunicassero con le persone attraverso i fenomeni naturali. I sacerdoti utilizzavano la pratica della divinazione per interpretare questi segni e per prevedere il futuro. Ne esistevano di due tipi: gli aruspici, prevedevano il futuro osservando gli organi degli animali sacrificati. Gli auguri interpretavano i fenomeni naturali, come le stelle cadenti o il volo degli uccelli. Gli Etruschi credevano nella vita dopo la morte, perciò seppellivano i morti in tombe simili ad abitazioni, in modo che il defunto potesse continuare a vivere. Ogni tomba comprendeva scale, corridoi e stanze arredate con sedie e letti. Oltre al sarcofago, che conteneva le ceneri del defunto e aveva la forma di una figura umana, c'era un ricco corredo composto da oggetti personali. Le pareti interne erano decorate con scene di vita quotidiana, e ciò ha permesso agli storici di ricostruire alcuni aspetti della vita degli Etruschi. Le tombe potevano essere sotterranee, scavate nel tufo. Altre, dette atolos, erano edifici in muratura, ricoperti da un cumulo di terra o da una cupola. Le tombe erano raggruppate in vere e proprie città, chiamate necropoli, che si trovavano al di fuori delle mura cittadine. Gli Etruschi furono abili costruttori. Edificarono ponti e fognature, e lastricarono strade. La loro invenzione più importante fu l'arco. Per realizzare un arco si costruiva prima una struttura in legno, che veniva tolta alla fine dei lavori. Le pietre venivano poste una vicina all'altra, a partire dal basso, senza utilizzare del materiale che fungesse da collante. Alla fine, in cima all'arco veniva collocato un masso a forma di cuneo, chiamato chiave di volta, che faceva aderire le pietre l'una all'altra, impedendo loro di cadere. Durante i loro sontuosi banchetti, gli Etruschi mangiavano e bevevano vino, distesi sui triclini. I cibi preferiti dagli Etruschi erano pane, focacce, minestre e zuppe. Gli aristocratici mangiavano anche carne di maiale o di pecora, e pesce. Gli Etruschi amavano ascoltare la musica e assistere a spettacoli di danza. Gli strumenti musicali più suonati erano il flauto, chiamato aulos, e la lira a sette corde. Gli Etruschi furono anche abili scultori. Dai Greci impararono a lavorare la ceramica e il bronzo, con i quali realizzarono statue per i templi, sarcofagi, statuette e decorazioni per le abitazioni. La chimera di Arezzo, ritrovata nei pressi della città toscana nel 1553, testimonia l'abilità raggiunta dagli artigiani etruschi nella lavorazione del bronzo. Gli uomini indossavano una tunica leggera, lunga fino ai piedi. Per ripararsi dal freddo utilizzavano un mantello di stoffa più pesante. Le donne indossavano lunghe tuniche e mantelli colorati e ricamati. I capelli venivano arricciati o raccolti sulla nuca e poi coperti con veli. Gli aristocratici partecipavano a battute di caccia e praticavano sport come lotta, pugilato, salto e corsa con i carri. Ed ora, per concludere il nostro viaggio, visitiamo una città etrusca. Le abitazioni più semplici avevano pianta rettangolare, tetto spiovente ricoperto di tegole e pareti in mattoni. Le case più grandi avevano al centro un cortile con il pozzo, e tutto intorno si aprivano le stanze. Le strade erano larghe fino a 15 metri. Ai lati c'erano marciapiedi e canali per lo scolo delle acque. Cisterne e acquedotti portavano l'acqua pulita all'interno della città. Le mura in pietra circondavano la città e venivano interrotte da porte ad arco. Al di fuori delle mura sorgeva la necropoli, che raccoglieva le tombe dei defunti.
Il tempio sorgeva su un'altura e veniva costruito su un basamento di pietra con mattoni e travi di legno. La civiltà di Roma si sviluppò a partire dal IX secolo a.C. Da una piccola regione a sud dell'Etruria, il Lazio, col tempo i Romani diedero vita all'impero più grande e meglio organizzato del mondo antico. Gli studiosi hanno diviso la storia della civiltà romana in tre periodi, in base alla forma di governo e all'ampliamento dei territori conquistati: monarchia, repubblica e impero. Secondo gli storici, la storia di Roma iniziò intorno al 1000 a.C., quando i Latini, un popolo di pastori e agricoltori, si insediarono sui colli albani. Avevano scelto di stabilirsi proprio lì, poiché le zone pianeggianti erano coperte di paludi. In seguito, parte della popolazione si spostò e fondò nuovi villaggi sul Colle Palatino, vicino al fiume Tevere. Il territorio dove sorse la città di Roma era situato in una posizione strategica. Si trovava in prossimità dell'isola Tiberina, che consentiva ai pastori e alle loro greggi di attraversare il Tevere più facilmente. Col tempo il fiume divenne una via di comunicazione fondamentale fra la costa e l'entroterra. Da lì passava anche la via commerciale che collegava l'Etruria alla Magna Grecia. Inoltre, sulla foce del Tevere si trovavano delle saline naturali. L'attività agricola, la pastorizia e il controllo del fiume per i traffici e per il commercio del sale resero fiorente l'economia dei villaggi, che intorno al 753 a.C. si unirono e formarono un'unica città, Roma. La prima forma di governo a Roma fu la monarchia, che durò circa 2 secoli e mezzo. I re romani si occupavano di comandare l'esercito, stabilire le leggi, amministrare la giustizia e guidare i riti religiosi. Queste funzioni erano condivise con il Senato e con i comizi curiati. Il Senato era un'assemblea di cittadini anziani e nobili, i patres, che erano i capi delle famiglie più importanti. I senatori eleggevano il re, lo affiancavano nel governo della città e nel decidere nuove leggi. Le decisioni del Senato dovevano essere approvate dai comizi curiati, assemblee popolari composte dai maschi adulti delle famiglie nobili. Essi esprimevano giudizi sulle decisioni del re e del Senato, e in caso di dichiarazioni di guerre. Secondo la tradizione, al comando di Roma si alternarono 7 re. Considerato il lungo arco di tempo della monarchia, è probabile che siano stati molti di più. I primi 4 avevano origine latina, gli ultimi 3 origine etrusca. Ciò dimostra che tra latini ed etruschi vi furono scambi commerciali e culturali. Ecco allora l'elenco dei 7 re. Romolo, latino, fondò la città e istituì le prime leggi. Numa Pompilio, sabino, riformò il calendario e stabilì i compiti dei sacerdoti. Tullo Ostilio, sabino, il re guerriero che estese il dominio di Roma su tutto il Lazio. Anco Marzio, sabino, fece edificare il ponte Sublicio e il porto di Ostia sul Tirreno, per favorire i commerci. Tarquinio Prisco, etrusco, fece costruire la Cloaca Maxima, una delle più antiche condotte fognarie, il foro, cioè la grande piazza al centro della città, e il Circo Massimo. Servio Tullio, etrusco, rese obbligatorio il servizio militare e aumentò il numero dei senatori. Fece inoltre costruire le mura. Tarquinio il Superbo, etrusco, fu così crudele che nel 509 a.C. i Romani si ribellarono e lo cacciarono. Questo evento segnò la fine della monarchia e l'inizio di una nuova forma di governo, la Repubblica. Questa parola deriva dal latino res publica e significa cosa di tutti. Con la Repubblica, infatti, il compito di governare spettava ai cittadini romani e non più al re. I cittadini esercitavano questo potere attraverso 2 assemblee. Il Senato, formato dai rappresentanti delle famiglie più ricche, era la massima autorità e si occupava di tutte le questioni politiche e militari più importanti. I suoi membri restavano in carica per tutta la vita.
i comizi centuriati, assemblea a cui partecipavano i cittadini romani adulti suddivisi in base al reddito. Ne erano esclusi schiavi e donne. Aveva poteri limitati. Non poteva agire senza il consenso del Senato e non poteva modificare le leggi, ma solo approvarle o respingerle. I comizi eleggevano i magistrati. Ai magistrati venivano affidati diversi incarichi pubblici, le magistrature, che duravano circa un anno. In base ai compiti che svolgevano, si distinguevano in i consoli, eletti in coppia, ed erano i più importanti. Guidavano la Repubblica e comandavano l'esercito. Ogni console controllava l'operato dell'altro attraverso il diritto di veto, che serviva a bloccare le decisioni ritenute sbagliate. In caso di grave necessità potevano essere sostituiti con un dittatore, che rimaneva in carica 6 mesi. I censori stabilivano le tasse da pagare. I questori amministravano il denaro pubblico. Gli edili erano responsabili della costruzione e della manutenzione di strade ed edifici pubblici. I pretori amministravano la giustizia. L'attività principale dei romani era l'agricoltura. I contadini coltivavano ortaggi, grano, farro, orzo e lino. Grazie alla coltivazione di olivi e viti si producevano grandi quantità di olio e vino. I romani allevavano maiali, capre e pecore per la carne e il latte, i buoi per il lavoro nei campi. Allevavano anche cavalli, impiegati soprattutto nell'esercito e negli spettacoli pubblici. Infine gli asini, per trainare i carri con le merci. La pesca era molto praticata nei fiumi, nei laghi e in mare, poiché il pesce era uno dei cibi preferiti dei romani. Nelle botteghe gli artigiani producevano oggetti di rame, bronzo e argento lavorati finemente. Producevano anche mattoni, marmo e vetro utilizzati nelle opere pubbliche. I fabbri erano abili nella lavorazione del ferro, con il quale forgiavano strumenti da lavoro e armi per l'esercito. Dagli orafi etruschi e greci, i romani avevano imparato a lavorare i metalli preziosi come l'oro e l'argento. I ceramisti modellavano e vendevano vasi, anfore e statuette. I mercanti commerciavano cibo, stoffe e manufatti artigianali. I prodotti venivano conservati in grandi anfore e trasportati via terra su carri riuniti in carovane e via mare su grandi imbarcazioni. Alla foce del Tevere sorse il porto di Ostia, un importante attracco per le navi provenienti da tutto il Mediterraneo. A Roma il potere era in mano alle famiglie più ricche. I gruppi familiari che avevano antenati in comune costituivano una gens, ossia una stirpe, che portava il nome del proprio fondatore. La società romana era suddivisa in 2 classi sociali molto rigide: patrizi e plebei. I patrizi erano considerati i padri fondatori di Roma, nobili discendenti delle gens più illustri. Erano proprietari di terre, godevano di tutti i diritti e ricoprivano incarichi politici e religiosi. I plebei erano contadini, artigiani e commercianti, persone libere che costituivano la maggior parte della popolazione. I plebei non potevano avere incarichi pubblici né sposarsi con i patrizi. Anche chi era benestante era destinato a rimanere plebeo a vita. Alcuni plebei, per migliorare la propria condizione sociale, si mettevano alle dipendenze di un signore e offrivano i propri servizi in cambio di protezione. Diventavano così clienti. Gli schiavi erano prigionieri di guerra o persone che non avevano saldato i propri debiti. Con la conquista del Mediterraneo, Roma ebbe un numero sempre maggiore di schiavi sparsi nelle campagne, nelle città e nelle miniere. Vivevano in condizioni molto dure e i padroni esercitavano su di loro diritto di vita e di morte. Se guadagnavano la fiducia del proprio signore, gli schiavi potevano riconquistare la libertà. In questo caso diventavano liberti e i loro figli erano uguali in tutto agli altri cittadini romani. Nella società romana, la famiglia aveva un ruolo molto importante. Su tutti i componenti comandava il pater familias, cioè il padre, che aveva potere illimitato, e le sue decisioni non potevano essere messe in discussione.
Quando una donna partoriva, il bambino veniva deposto vicino al padre. Se lo prendeva in braccio, entrava a far parte della famiglia, altrimenti veniva abbandonato. Nella società romana le donne plebee erano sottomesse prima al padre e poi al marito. Potevano lavorare con i loro mariti e si occupavano della casa e dei figli. Le donne patrizie, chiamate matrone, pur non potendo accedere alle cariche pubbliche, godevano di un certo rispetto. Erano educate fin da bambine a diventare madri e buone spose. Gestivano la casa aiutate dalle ancelle e svolgevano attività di tessitura. Alcune donne invece erano destinate a diventare sacerdotesse del culto di Vesta, la divinità del focolare domestico. Nel corso dei primi secoli della propria storia, Roma combatté molte guerre, sia per difendersi dagli attacchi nemici, sia per ampliare il proprio territorio. Attorno al V secolo a.C., con l'inizio della Repubblica, i Romani sottomisero le popolazioni che vivevano nel Lazio: Etruschi, Latini, Sabini e Volsci. I Romani sembravano inarrestabili nelle loro conquiste, ma nel 390 a.C. vennero fermati dalle tribù dei Galli che, dopo aver invaso la pianura padana, arrivarono fino a Roma. Col tempo i Romani si ripresero e nel 290 a.C. sconfissero anche l'agguerrito popolo dei Sanniti. Alla fine di questi conflitti, Roma aveva conquistato tutta l'Italia centrale e la Campania. Per espandere il proprio dominio sul mare, i Romani partirono alla conquista della Magna Grecia. La colonia greca di Taranto cercò di opporsi e chiese aiuto a Pirro, re dell'Epiro, l'odierna Albania, che sbarcò in Italia con un esercito di soldati ed elefanti. Vinse facilmente le prime battaglie, poiché i soldati romani, che non avevano mai visto gli elefanti, fuggivano terrorizzati. Però nel 275 a.C., presso Benevento, l'esercito romano sconfisse Pirro, che ritornò in Epiro, e la città di Taranto dovette arrendersi ai Romani. Dopo questa vittoria, Roma riuscì a conquistare facilmente anche le altre colonie greche. In tutte le zone conquistate i Romani diffusero la loro cultura, la loro lingua, il latino, la loro religione e le loro usanze, ma seppero anche accogliere e fare propri gli elementi delle civiltà sottomesse. Dopo aver conquistato la penisola italica, Roma si scontrò con la colonia fenicia di Cartagine per il controllo dei commerci sul mar Mediterraneo. Roma e Cartagine combatterono, per circa 100 anni, tre lunghe guerre, chiamate guerre puniche. La prima guerra punica si svolse dal 264 al 241 a.C. e fu combattuta in mare. I Romani si dotarono di una flotta di navi attrezzate con dei ponti mobili, i Corvi. Roma riportò brillanti vittorie e i cartaginesi furono costretti a cedere i loro territori in Sicilia, Sardegna e Corsica. La seconda guerra punica si svolse dal 218 al 202 a.C. Il generale cartaginese Annibale partì dalla Spagna con oltre 30.000 uomini e 40 elefanti. Valicò le Alpi e sconfisse più volte i Romani. Guidati dal console Publio Cornelio Scipione, i Romani sbarcarono vicino a Cartagine, affrontarono l'esercito cartaginese a Zama e lo sconfissero. I cartaginesi dovettero cedere i loro possedimenti in Spagna e in Africa. La terza guerra punica si svolse dal 149 al 146 a.C. Con il pretesto che Cartagine non aveva rispettato le condizioni di pace imposte, i senatori affidarono a Scipione Emiliano il compito di distruggerla. Egli la rase al suolo nel 146 a.C. Ciò che favorì la grande espansione di Roma fu l'organizzazione del suo esercito. Durante il periodo monarchico, ogni cittadino romano tra i 17 e i 60 anni era anche un soldato. L'esercito si formava solamente in caso di guerra, e l'equipaggiamento era a carico del soldato.
I più ricchi erano i cavalieri, poiché potevano sostenere le spese per il cavallo. I plebei ricoprivano il ruolo di fanti armati alla leggera, che avanzavano per primi. Al termine della guerra, i soldati tornavano alle loro occupazioni. Durante la Repubblica, a partire dal 107 a.C., il console Caio Mario istituì un esercito permanente formato da volontari, la cui dotazione era a carico dello Stato. Il soldato riceveva le armi, uno stipendio e una parte del bottino conquistato. Alla fine del servizio militare otteneva un piccolo podere di terra da coltivare. La formazione base dell'esercito era la legione, composta da circa 6.000 uomini. Per questo i soldati erano chiamati legionari. Durante le battaglie i soldati costruivano l'accampamento, detto castrum. Aveva forma quadrata ed era diviso da due strade principali. Il Cardo, che andava da nord a sud, e il Decumano, da ovest a est. Le strade si incrociavano perpendicolari al centro dell'accampamento, dove si trovava il pretorio, il quartier generale del comandante. All'accampamento si accedeva attraverso quattro porte. Il castrum era protetto da una palizzata difensiva, dotata di torri di avvistamento e circondata da un fossato. I romani realizzavano macchine da guerra, facili da trasportare durante i conflitti, come torri d'assedio, munite di ruote e ponti levatoi, catapulte e arieti. Come abbiamo visto, tra il III e il II secolo a.C., i romani sconfissero i Galli che abitavano la pianura padana. Poi conquistarono l'Anatolia, la Macedonia, la Siria, la Grecia e la Gallia meridionale. I romani chiamavano il Mediterraneo Mare Nostrum, il mare che ci appartiene, poiché le terre che vi si affacciavano appartenevano al dominio di Roma. Per poter governare un territorio così vasto, i romani dovettero provvedere a una nuova organizzazione. Le città che facevano parte della penisola italica diventarono città federate, cioè legate a Roma da un patto. Rimanevano indipendenti ma, in caso di guerra, erano obbligate a combattere al fianco di Roma. Le terre al di fuori della penisola divennero delle province. Gli abitanti potevano mantenere abitudini, tradizioni e religioni proprie a patto che rispettassero le leggi romane e pagassero le tasse. Ogni provincia era amministrata da un proconsole romano. Grazie alle guerre di conquista, i patrizi acquisirono nuove terre e divennero sempre più ricchi. Al contrario, i contadini, che erano andati a combattere nell'esercito, al loro ritorno trovarono i campi abbandonati oppure distrutti dall'invasione di Annibale. Per pagare le tasse furono costretti a venderli ai grandi proprietari terrieri, che unendoli a quelli che già avevano, formarono i latifondi, cioè grandi estensioni di terreno. Inoltre i latifondisti facevano lavorare le terre agli schiavi, perciò i contadini furono costretti a stabilirsi nelle città, in cerca di nuove occupazioni. A questa difficile situazione cercarono di porre rimedio due tribuni della plebe, i fratelli Gracco. Nel 133 a.C., Tiberio Gracco propose una riforma agraria, che prevedeva la restituzione, da parte dei patrizi, dei terreni ricevuti dallo Stato, e limitava la quantità di terre che ciascun proprietario poteva possedere. La riforma fu così contrastata dai latifondisti e da molti senatori, che Tiberio venne ucciso durante un'assemblea. Nel 123 a.C., Caio Gracco propose nuovamente la legge agraria del fratello Tiberio e altri provvedimenti a favore del popolo. Fece distribuire grano ai cittadini poveri a un prezzo molto basso e propose la fondazione di nuove colonie, nelle quali i contadini poveri avrebbero avuto un pezzo di terra da coltivare. Anche Caio fu molto ostacolato e, durante una rivolta, si tolse la vita per non cadere in mano ai nemici. Il fallimento delle riforme proposte dai fratelli Gracco portò a grandi tensioni all'interno della società, e la classe politica romana si divise in due gruppi. I popolari erano i contadini, gli artigiani e la plebe più ricca. Sostenevano le riforme agrarie e la limitazione del potere del Senato, ed erano rappresentati da Caio Mario e, dopo la sua morte nell'86 a.C., dal figlio Gaio Mario. Gli ottimati erano i ricchi, che controllavano la vita politica della città e non volevano rinunciare ai loro privilegi.
erano guidati da Lucio Cornelio Silla. Nell'83 a.C., le tensioni sfociarono in una guerra civile, cioè una guerra combattuta tra cittadini dello stesso Stato, che indebolì la Repubblica. Il potere passò nelle mani di Silla e del suo fedele esercito di legionari. Silla, dopo aver sconfitto i popolari, nell'82 a.C., divenne dittatore a vita, e non solo per i 6 mesi previsti per questa carica. Egli cancellò molte riforme a favore dei plebei e ordinò l'uccisione di tutti i suoi nemici. Nel 79 a.C., Silla si ritirò dalla vita politica. I sostenitori di Gaio Mario cercarono di ribellarsi, ma i seguaci di Silla, Gneo Pompeo e Marco Licinio Crasso, posero fine alle rivolte con la violenza. Pompeo e Crasso, avendo però capito che senza il sostegno del popolo non sarebbero mai riusciti a governare Roma, cercarono l'appoggio di Caio Giulio Cesare. Egli, pur essendo parente di Silla, sosteneva le riforme a favore della plebe. Nel 60 a.C., i tre uomini strinsero un patto politico, chiamato Triumvirato, che limitava fortemente i poteri dei magistrati e del Senato, volgendoli a loro favore. Nel 59 a.C., Giulio Cesare fu eletto console e si fece affidare dal Senato un esercito. Egli si dimostrò un grande generale e in pochi anni sconfisse i Galli guidati da Vercingetorige e conquistò la Gallia, che corrisponde agli attuali territori di Francia e Belgio. Successivamente si spinse fino in Britannia, l'attuale Inghilterra. Le guerre di conquista resero Cesare molto ricco e potente, ed egli ricompensò i suoi soldati, e i cittadini più poveri, con terre e denaro. Nel 53 a.C., Crasso morì, e Pompeo, approfittando dell'assenza di Cesare, si fece eleggere dal Senato console unico. I successi e il potere di Cesare preoccupavano sia il Senato che Pompeo, che videro in lui un nemico per la Repubblica. Il Senato ordinò a Cesare di lasciare l'esercito e di rientrare a Roma come un semplice cittadino. Cesare non obbedì e sfidò il Senato. Nel 49 a.C., partì dalla Gallia e tornò in Italia con il suo esercito, superando il fiume Rubicone, in Emilia-Romagna, che segnava il confine della Repubblica, oltre il quale era vietato passare con le legioni. Il Senato inviò contro di lui un esercito guidato da Pompeo. Cesare e Pompeo si affrontarono nella Seconda Guerra Civile, che terminò con la sconfitta di Pompeo nel 48 a.C. Pompeo scappò in Egitto, dove fu ucciso da funzionari egizi fedeli a Cesare. Tornato a Roma, nel 45 a.C., Cesare si fece nominare dittatore a vita e riunì tutti i poteri nelle sue mani. Egli promosse molte riforme a favore del popolo. Tolse terre ai senatori per distribuirle ai contadini. Diminuì il numero degli schiavi. Promosse molte opere pubbliche, come ponti e strade, dando lavoro ai disoccupati della città. Raddoppiò le paghe ai soldati e migliorò le condizioni delle abitazioni della plebe. Cesare era sempre più amato dal popolo, ma le sue azioni politiche gli avevano procurato numerosi nemici. I senatori avevano visto diminuire i propri privilegi e temevano che Cesare volesse proclamarsi re. Così, nel 44 a.C., alcuni senatori organizzarono una congiura, cioè un patto segreto, e pugnalarono Cesare a morte. Tra questi vi era anche il figlio adottivo Bruto. La notizia della morte di Cesare si sparse rapidamente a Roma. Il popolo si rivoltò contro i suoi assassini, che dovettero scappare in Grecia. Il corpo di Cesare venne portato nel Foro, la piazza principale dove si riunivano i cittadini. Dopo i riti funebri venne letto pubblicamente il suo testamento. Cesare lasciava una parte delle sue enormi ricchezze da dividere tra tutti i cittadini romani, fatto che commosse ancora di più la popolazione. Dopo la morte di Cesare, la situazione a Roma divenne molto instabile. Nel 43 a.C. si formò un secondo triumvirato, composto da Marco Antonio, ufficiale dell'esercito di Cesare, dal generale Lepido, e da Ottaviano, figlio adottivo di Giulio Cesare. Ottaviano era nato nel 63 a.C. Aveva grandi doti militari, era astuto,
intelligente e coraggioso. Cesare se ne era accorto e perciò lo aveva nominato proprio erede. Dopo aver sconfitto gli assassini di Cesare nella battaglia di Filippi, in Grecia, i triumviri si spartirono il governo dei territori romani. Dopo la vittoria ad Azio nel 31 a.C., Ottaviano ritornò a Roma e si fece affidare dal Senato le cariche più importanti della Repubblica, concentrando nelle sue mani tutti i poteri. Egli divenne tribuno della plebe, ovvero il magistrato che controllava le assemblee del popolo in cui si votavano le leggi. Pontefice massimo, cioè la massima autorità religiosa. Principe del Senato, cioè il senatore più importante. Console, responsabile della giustizia, dell'esercito e delle opere pubbliche. Nel 27 a.C., Ottaviano fu nominato imperatore, cioè comandante supremo. Volle affiancare al suo nome Cesare Ottaviano il titolo di Augusto, cioè degno di venerazione. Con Augusto, Roma conobbe un lungo periodo di pace, ricchezza e sviluppo. Egli fece distribuire grano alla plebe, annullò i debiti a chi non era riuscito a pagare le tasse e finanziò molte opere pubbliche, come ponti, strade, acquedotti. Abbellì Roma edificando fontane, un nuovo foro e altri monumenti, così da garantire lavoro ai cittadini. Poiché l'esercito era molto costoso, egli ridusse il numero dei soldati e trasformò il servizio militare in un lavoro a tempo pieno. Inoltre istituì due nuovi corpi per proteggere l'imperatore e la città, i pretoriani e i vigiles. In questo lungo periodo, chiamato Pax Augustea, a Roma non ci furono né guerre civili né invasioni. Le guerre di conquista si svolgevano lungo i confini e servivano per creare nuove province. Questo arco di tempo durò circa due secoli, dal 27 a.C. al 180 d.C., anno della morte dell'imperatore Marco Aurelio. Augusto pensò di riorganizzare l'immenso territorio conquistato nei secoli dai Romani. Nel 7 d.C. suddivise i territori della penisola italica in 11 regioni. Poi divise le province dell'impero in due gruppi. Le province senatorie, più sicure e tranquille, che non avevano bisogno della protezione delle legioni, erano governate da un proconsole inviato dal Senato. Le province imperiali, che erano i territori più vicini ai confini, esposte maggiormente all'attacco dei popoli nemici, erano presidiate da accampamenti di legionari. Venivano controllate direttamente dall'imperatore tramite due funzionari, un ex console e un procuratore che riscuoteva i tributi. Alcuni territori indipendenti, con governi e organizzazioni proprie, avevano stretto con Roma degli accordi economici e militari. Erano gli stati vassalli, che in cambio di protezione, offrivano a Roma tributi e scambi di merci. In caso di guerre e invasioni nel territorio dell'impero, erano obbligati a fornire soldati e postazioni militari. Nel tempo gli stati vassalli vennero via via conquistati dai Romani e diventarono parte dell'impero. Dopo la morte di Augusto, nel 14 d.C., si succedettero altri imperatori della sua famiglia. Prima di morire, Augusto nominò come suo successore il figlio adottivo Tiberio. Inizialmente, infatti, la successione avveniva per via ereditaria, cioè di padre in figlio o tra i membri della stessa famiglia. Nel 68 d.C., nell'impero ci fu un periodo di disordini, che durarono finché venne eletto imperatore il generale Vespasiano, che riportò l'ordine a Roma. Il secondo secolo d.C. è stato definito dagli storici il secolo d'oro dell'impero, poiché gli imperatori governarono in modo saggio e in accordo col Senato. Per evitare che il potere passasse nelle mani di uomini incapaci o che non rispettassero le leggi, il Senato decise che il titolo di imperatore dovesse essere assegnato con il metodo dell'adozione. L'imperatore in carica sceglieva tra i suoi generali più valorosi colui che considerava il migliore e lo adottava, nominandolo suo successore. Uno dei primi imperatori scelti con questo sistema fu Traiano.
Egli si dimostrò un imperatore attento ai bisogni del popolo e fece edificare importanti opere, come il Foro di Traiano e i mercati. Grazie a lui l'impero romano raggiunse la massima estensione. Le legioni romane conquistarono nuove province, come la Dacia, l'attuale Romania, la Britannia, i territori della Mesopotamia e dell'Asia Minore. Ovunque arrivassero, i romani fondavano città simili a Roma, con imponenti edifici pubblici, acquedotti, terme e anfiteatri. I romani, per mantenere unito un territorio così vasto, si dimostrarono tolleranti nei confronti delle popolazioni sottomesse, rispettando credenze, tradizioni, religioni e lingue differenti. Il latino, cioè la lingua parlata dai romani, divenne la lingua ufficiale dell'impero. In molti territori il latino si affiancò alle lingue locali, creando le basi per le cosiddette lingue neolatine, nate qualche secolo dopo. In tutto l'impero si usavano le stesse monete per facilitare i commerci. Questo processo portò alla romanizzazione dell'impero, cioè favorì i contatti culturali e gli scambi economici tra gli abitanti delle province. Durante il secondo secolo d.C., fiorirono l'agricoltura, l'artigianato e i commerci. Le province erano collegate tra loro da una fitta rete di strade, mentre le navi romane dominavano il Mediterraneo. Giungevano a Roma merci di ogni tipo, provenienti dalle province e da paesi molto distanti, come Cina e India. In tutte le province erano applicate le leggi romane. Dal 212 d.C., l'imperatore Caracalla concesse la cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi delle province dell'impero. Gli imperatori, per ottenere il favore del popolo, offrivano gratuitamente pane met circenses, cioè pane e spettacoli. A Roma, infatti, si celebravano circa 180 festività durante l'anno, in occasione delle quali lo Stato organizzava eventi e giochi pubblici. Le corse delle bighe e delle quadrighe, cioè dei carri trainati da due o quattro cavalli, erano molto amate dal pubblico. Il circo aveva una struttura allungata, a forma di U. Al centro era posta una lunga barriera, chiamata spina, ai cui estremi i carri dovevano svoltare. Le corse consistevano in sette giri di pista, indicati da un contagiri a forma di delfino posto sulla spina. Gli aurighi, che conducevano i carri, ricevevano ricchi premi e fama. L'anfiteatro era un'arena ovale dove si svolgevano le orrende lotte dei gladiatori, generalmente schiavi o prigionieri di guerra che, combattendo tra di loro o contro animali feroci, ottenevano denaro e libertà. L'anfiteatro poteva anche essere riempito d'acqua per ospitare vere e proprie battaglie navali, le naumachie, con navi di dimensioni ridotte. A Roma, l'anfiteatro più grande e famoso era l'Anfiteatro Flavio, o Colosseo, fatto costruire da Vespasiano nel 72 d.C. e inaugurato da Tito nell'80 d.C. Ben 80 porte d'ingresso consentivano l'accesso e l'uscita di 50.000 persone, che assistevano agli spettacoli sedute e riparate, grazie a un sistema di grandi teli. Per quanto riguarda gli spettacoli teatrali, dobbiamo dire che inizialmente le rappresentazioni si svolgevano all'aperto nelle piazze, su un palco di legno. Il primo teatro completamente in muratura fu quello di Pompeo, nel 55 a.C. A differenza dei teatri greci, le gradinate non erano scavate sui fianchi delle colline. Gli attori erano tutti uomini, e venivano messe in scena commedie e tragedie. Fin dal 63 a.C., i Romani avevano conquistato la Palestina, la terra abitata dagli ebrei, e l'avevano trasformata in una provincia. A differenza degli altri popoli dell'impero, gli ebrei credevano in un unico Dio, e seguivano gli insegnamenti della Bibbia, il loro libro sacro. Durante l'impero di Augusto, in Palestina nacque Gesù di Nazaret, che si proclamava figlio di Dio. Egli iniziò a predicare portando un messaggio nuovo, e una promessa di salvezza per tutti gli esseri umani. Gesù sosteneva ideali come la fratellanza, l'uguaglianza e il valore sacro della vita di ciascuno.
I suoi seguaci, i discepoli, lo chiamavano Cristo, cioè il Messia, inviato da Dio per la salvezza degli uomini. Dal nome Cristo deriva il termine cristianesimo. Alcuni importanti sacerdoti di religione ebraica pensavano che le parole di Gesù fossero pericolose e lo denunciarono al governatore romano Ponzio Pilato, che, dopo un sommario processo, lo condannò alla crocifissione. Dopo la morte di Gesù, però, la sua parola continuò a circolare anche oltre i confini della Palestina e giunse fino a Roma, grazie alla predicazione degli apostoli e dei discepoli che lo avevano seguito sin dall'inizio. La loro predicazione era incentrata sull'annuncio della morte e resurrezione di Gesù. A Roma il cristianesimo si diffuse rapidamente. Nacquero le prime comunità cristiane, che vennero subito guardate con sospetto dalle autorità romane, che avevano colto nel messaggio cristiano un pericolo per tutta la società imperiale. Il libro sacro dei cristiani è la Bibbia ebraica, alla quale sono stati aggiunti 27 piccoli libri, tra cui i 4 Vangeli, che narrano la vita di Gesù e i suoi insegnamenti. I primi cristiani professavano la non violenza e si rifiutavano di prestare servizio nell'esercito. Questo metteva in difficoltà l'organizzazione militare dell'impero. Inoltre condannavano la società romana, che si basava su disuguaglianze e ingiustizie tra le classi sociali, si opponevano alla schiavitù e al possesso di grandi ricchezze. Quando i cristiani si rifiutarono di adorare l'imperatore come una divinità, vennero accusati di tradimento e furono condannati a morte. Iniziarono così le persecuzioni. I cristiani venivano catturati, torturati e spesso uccisi, se non ripudiavano la loro religione. L'imperatore Nerone fu il primo ad avviare le persecuzioni contro i cristiani nel 64 d.C., l'ultimo fu Diocleziano nel 303 d.C. Ma le persecuzioni non riuscirono a frenare la diffusione del cristianesimo. L'esempio dei martiri, cioè cristiani pronti a sacrificare la propria vita in nome della fede in Cristo, riuscì ad aumentare ancora di più il numero dei fedeli. Questi, per praticare i riti religiosi e seppellire i morti, si riunivano nelle catacombe, una rete di gallerie sotterranee scavate nella roccia. Nel 313 d.C., l'imperatore Costantino capì che la religione cristiana poteva essere d'aiuto all'impero ormai in crisi. Emanò quindi l'Editto di Milano, in cui riconosceva a tutti la libertà di culto. In questo modo le persecuzioni terminarono. In seguito, l'imperatore Teodosio nel 380 d.C., con l'Editto di Tessalonica, proclamò il cristianesimo religione ufficiale dell'impero e proibì il culto di altri dei. Nel corso del III secolo d.C., l'impero cominciò a mostrare i suoi punti deboli e a dare segni di difficoltà. Le cause di questa crisi furono diverse. Prima di tutto politiche, in quanto i generali che guidavano l'esercito erano diventati sempre più potenti e spesso nominavano direttamente l'imperatore, senza il consiglio del Senato. I comandanti eletti restavano in carica per poco tempo e non riuscivano ad avere il controllo sui funzionari e sui militari che governavano le province. In secondo luogo militari, dovute al fatto che l'impero era vastissimo, e per difendere i confini e mantenere l'ordine interno, era necessario disporre di numerosi soldati. I soldati romani non erano sufficienti, così si arruolavano nell'esercito i mercenari, cioè stranieri che combattevano in cambio di denaro e che, quindi, erano meno affidabili. Un'altra causa è da ricercare nella crisi economica e sociale, che esplose perché per sostenere le spese militari, gli imperatori furono costretti a imporre ai cittadini pesanti tasse e un forte aumento dei prezzi degli alimenti. Per poter sopravvivere, i contadini vendevano le loro terre ai grandi proprietari terrieri i quali, a loro volta, si trovavano in difficoltà, perché non c'erano più schiavi che lavorassero nei loro latifondi. Molte terre rimanevano incolte e il cibo scarseggiava. Anche il commercio si indebolì, poiché non si provvedeva più alla manutenzione delle strade. Si aggiunse anche un periodo di carestia, che portò al diffondersi di epidemie.
Infine culturali, poiché con la diffusione del cristianesimo, che predicava la pace e l'uguaglianza, probabilmente venne meno lo spirito di conquista legato alle azioni di guerra, che avevano da sempre caratterizzato la storia romana. Nel 284 d.C. divenne imperatore il generale Diocleziano. Egli attuò una serie di riforme economiche e sociali per cercare di mettere fine alla crisi. Per sostenere le spese dell'esercito, impose ai cittadini di pagare le tasse in base alle ricchezze o alle terre possedute. E per frenare l'aumento dei prezzi del cibo, emanò un editto che fissava il costo di diversi prodotti. Mise in atto una violenta persecuzione contro i cristiani, per ristabilire i valori della religione romana. Per poter controllare l'immenso territorio, nel 286, Diocleziano divise l'impero in due parti, ognuna governata da un imperatore. L'impero d'Oriente rimase nelle sue mani, mentre affidò l'impero d'Occidente a Massimiano, un suo generale. Poiché i territori continuavano a essere assaltati dai nemici, i due imperatori, detti Augusti, nominarono altri due sovrani, detti Cesari, ai quali vennero affidate le province più lontane. Questa organizzazione fu chiamata tetrarchia, che significa governo di quattro sovrani. Alla morte di Diocleziano scoppiarono nuove guerre civili. Nel 306 salì al trono Costantino che, nel 330, riunì nuovamente l'impero e trasferì la capitale a Bisanzio, l'odierna Istanbul, che fu rinominata Costantinopoli in suo onore. La situazione però non migliorò. Nel 395, dopo la morte dell'imperatore Teodosio, l'impero venne definitivamente diviso in Impero Romano d'Oriente, con capitale Costantinopoli, e Impero Romano d'Occidente, con capitale prima Milano e poi Ravenna. Oltre i confini a nord dell'Impero Romano si erano stabiliti i Germani, un insieme di popolazioni che provenivano dall'Europa centro-settentrionale e orientale. I Romani li chiamavano barbari, perché parlavano una lingua incomprensibile e avevano abitudini e tradizioni ritenute inferiori alle loro. Vivevano divisi in tribù seminomadi. Nonostante fossero popoli molto diversi fra loro, avevano in comune lingua, religione e organizzazione della società. Nelle terre che abitavano costruivano piccoli villaggi e si dedicavano alla caccia, all'agricoltura e all'allevamento. Una volta esaurite le risorse del territorio, si spostavano in un altro. Erano soprattutto guerrieri, e i loro fabbri erano molto abili nella produzione delle armi. Non conoscevano la scrittura e tramandavano oralmente le loro leggi. Erano politeisti e adoravano, fra gli altri, il dio della guerra Odino. I Romani acquistavano da loro armi, ambra, pellicce, gioielli in cambio di vino, tessuti e oggetti pregiati. Molti Germani, inoltre, militavano nell'esercito romano come mercenari. Alla fine del VI secolo, però, gli Unni, una popolazione nomade proveniente dall'Asia, attaccarono le tribù germaniche, costringendole a oltrepassare in massa i confini dell'Impero Romano. A volte i barbari si stabilivano pacificamente nell'impero, ma più spesso accadeva che saccheggiassero le terre. Roma venne devastata dai Visigoti nel 410. Nel 451, anche dagli Unni, guidati da Attila, giunsero in Italia e depredarono la pianura padana. Quando Attila giunse alle porte di Roma, però, avvenne un evento inaspettato. Un'ambasceria, condotta dallo stesso Papa Leone I, andò incontro all'esercito asserragliato sulle rive del fiume Mincio, incurante di tutti i racconti macabri sulla fine degli emissari che incontravano il re Unno. Non si sa con precisione cosa il Papa disse ad Attila, forse lo informò di un'epidemia di malaria che stava colpendo Roma, fatto sta che Attila rinunciò alla conquista. Infine Roma fu saccheggiata dai Vandali nel 455. L'ultimo imperatore dell'impero d'Occidente fu il giovane Romolo Augustolo, cioè Piccolo Augusto, un ragazzo di 14 anni, figlio di un generale romano. Egli non aveva le capacità per governare e contrastare i condottieri barbari. Quando il re degli Eruli, Odoacre, chiese una parte delle terre italiche per il suo popolo, Romolo Augusto lo rifiutò. Odoacre, allora, assediò Ravenna,
capitale dell'impero d'Occidente, e catturò Romolo Augustolo. Tuttavia non volle per sé il titolo di imperatore, ma si fece nominare re delle popolazioni barbariche in Italia. Secondo gli storici, questi eventi accaduti nel 476 segnarono la fine dell'impero romano d'Occidente. Successivamente, nei territori dell'ex impero d'Occidente, si formarono i regni romano-barbarici, in cui il potere militare era in mano ai barbari, mentre l'amministrazione dello Stato era riservata ai romani. L'impero romano d'Oriente, invece, durò per altri 1000 anni, fino al 1453. La capitale Costantinopoli fu a lungo una città ricca e popolosa grazie ai fiorenti commerci.